fuori dall'Italia, quindi spero anche nei suoi confronti di riuscire a rendere onore, quantomeno fare nel migliore dei modi le sue leggi. Qui sono con la sua piccola ma molto profonda e interessantissima scultura. Irena è un'artista eclettica che viene dalla Repubblica del Kazakistan, dell'Unione Sovietica. Con lei in questi mesi c'è stato un bellissimo scambio anche di opinioni, uno scambio artistico. Abbiamo parlato a lungo dei suoi progetti, dei progetti futuri, un artista instancabile che non si vuole fermare, quindi ha, diciamo, all'attivo delle mostre e delle partecipazioni molto interessanti. E in particolar modo mi ha colpito un fatto che la vede protagonista all'età di 4 anni, molto piccola. Il padre, così per gioco, porge ad Irena una cartolina dicendole copiala, e lei in poco tempo riesce a fare una copia di questa cartolina in un modo veramente molto magistrale, potremmo dire, ancora chiuso in un termine. E da lì anche la sua famiglia si è resa conto delle capacità di Irena. Questa è la ragione per cui i suoi studi vanno ad abbracciare ovviamente il settore artistico. Quindi studia dapprima ovviamente nel suo paese, dagli 8 ai 15 anni, ovviamente il sistema scolastico della Repubblica del Kazakistan è un po' diverso rispetto al nostro, ma studia presso, cito, la Scuola di Belle Arti per bambini e giovani e si diploma con il massimo dei voti. La sua vita poi è un continuo cambiamento, si trasferisce in Italia, è già da parecchi anni che si trova qui, ormai Roma è la sua città del cuore, lei mi dice sempre questo, dove decide di mettersi in gioco con una cultura completamente diversa dalla sua, una lingua completamente diversa, e si iscrive all'università statale, laureandosi poi in pittura e in cultura e tecnologia della moda, cito per evitare di sbagliarmi, e successivamente la laurea sia di primo che di secondo livello anche in costume per lo spettacolo, questo presso l'Accademia di Belle Arti. Irena è un'artista molto eclettica, noi vediamo la sua arte spaziale dalla pittura alla scultura, in questo caso ci propone una scultura, come dicevo, piccola ma molto significativa. Il titolo è Rose of Love and Life, la rosa dell'amore e della vita. E io scrivo questo in merito a tale opera. L'eclettismo di Irena si dispiega nella molteplicità di forme d'arte a cui l'artista dà vita. Osservando la scultura Rose of Love and Life, sembra di poter sentire il profumo di questa piccola rosa. Simbolo di rinascita e caducità della vita, Irena sembra aver chiara la simbologia di questo splendido fiore. Non a caso sceglie di raffigurarlo non mediante la pittura, che è tra l'altro una colonna portante della sua produzione artistica, bensì attraverso l'utilizzo di un materiale fragile, come a voler trasfigurare la delicatezza della rosa nella materia. Irena, con la sua arte, ci proietta in un Eden in cui emozioni e sentimenti riflettono la sua anima. Quest'opera, scrivo io, è un inno all'amore. Ringrazio davvero Irena per essere qui, anche se non presente fisicamente, ma attraverso la sua arte, che parla ovviamente di lei e parla della sua anima, e mi auguro davvero di aver reso onore alla sua arte. La ringrazio. Salvatore Lizzino, purtroppo oggi non è qui per alcuni motivi personali, quindi ci sarò io, insomma, a parlare oggi di queste due splendide opere che sono composizione e forme in due. Con Salvatore ho un bellissimo legame, oltre che professionale, insomma, l'arte che ci lega anche di stima e di affetto. Sono stati mesi molto intensi, ricchi di conversazioni telefoniche. Salvatore attualmente risiede a Milano, per cui c'era in parte un'impossibilità logistica anche di incontrarci qui nella capitale. Tuttavia abbiamo davvero parlato tanto di questa mostra, delle sue opere e di un futuro cammino anche insieme nell'arte. Lo ringrazio, per me è davvero
percorso molto intenso e anche impegnativo, perché non verteva solo sull'acquisizione tecnica, bensì anche su uno studio legato poi alla storia dell'arte. Emblematici e significativi sono stati poi due viaggi studio in Baviera e in Bretagna, dove ad averlo colpito è stata principalmente l'opera di Kandinsky e l'opera di Gauguin. Ovviamente conosciamo questi due nomi, questi maestri, insomma, dell'arte e della pittura. Ovviamente la sua arte poi è un'arte molto personale, che viene dall'anima. Salvatore spesso infatti dice: io non vedo l'ora di ritagliare il tempo per immergermi in un mondo tutto mio. Quando dipingo io mi chiudo nel silenzio del mio mondo, nessuno mi deve disturbare, ci sono solo io, c'è la tela, ci sono i pennelli, ci sono i miei colori. E quindi è molto bello anche questo aspetto, questa immersione nell'arte, che è un po' come un'evasione dalla realtà. Ecco, e Salvatore spesso sottolinea questo come colonna portante anche, no? Ciò da cui vede la genesi, la sua arte. Emblematico ciò che scrive anche all'interno della sua biografia e ciò che spesso mi dice, una frase, un aforisma, che se dovessi racchiudere Salvatore all'interno di una frase è questa: è il colore a indicarmi la via, a indicarmi la strada. Un artista, oltre che una persona molto attenta al particolare, molto precisa, quasi maniacale ma in senso positivo. Come vedete anche in queste opere, nulla è lasciato al caso. A volte c'è uno studio veramente legato ad ogni singola pennellata, la stesura anche del pigmento o del dettaglio anche più piccolo, più minuzioso. E penso che sia proprio questa poi la chiave che fa molto apprezzare poi anche la sua produzione artistica. È molto attivo poi appunto in campo artistico, la sua arte ha viaggiato anche attraverso diverse esposizioni. Spero di aver reso onore a questa presentazione, ora leggerò quanto scrivo in merito a queste due opere che mi hanno davvero molto molto colpita. La minuziosità e la delicatezza delle pennellate, unite ai cromatismi che sfumano convergendo verso la luce, sono la forza portante delle opere di Rizzio, Formi un due e Composizione, dove la natura si dispiega nel divenire della vita. Un'ombra scura, possente, si staglia dietro un vaso di fiori di forma sferica, in cui le colorazioni vivaci che li caratterizzano sembrano trasportarci in una dimensione profumata di sogno. Fiori che sembrano palloncini in procinto di staccarsi dal reale per dispiegarsi in quel cielo che abita l'anima dell'artista. Un'opera delicata in cui la natura fluttua in un altrove, a cavallo tra realtà e sogno. Una delicatezza che caratterizza altresì l'opera Formi un due, dove l'accuratezza dei dettagli e lo studio che si nasconde dietro ad ogni pennellata dà vita ad una composizione armonica ed equilibrata. Attraverso l'arte, Rizzio libera le sue emozioni, ci trasporta in un mondo fatto di luci e colori, dove il piccolo diviene protagonista, facendoci perdere la sua connotazione dimensionale, dove il reale viene intriso di sentimenti e i colori entrano nell'anima dell'osservatore. Io ringrazio davvero Salvatore, mi spiace che oggi per motivi non strettamente dipendenti dalla sua volontà non sia qui, lo ringrazio davvero per l'affetto, la stima e che sia l'inizio anche di un cammino artistico insieme. Massimiliano Milano, Max Milano, per me è un piacere averti qui, apprezzo davvero tanto la tua arte, so che tu non ami definirti artista, ma tu illustri storie, così scrivi anche nella tua biografia, che vivono dentro di te. Sono davvero tanto tanto felice di poter parlare di queste due opere, di cui una è proprio insomma una new entry nella tua produzione artistica.
fisica. Giusto pochi cenni, perché vorrei poi lasciare a te la parola, che sicuramente sentirti di persona è sicuramente una cosa migliore, ecco. Come dicevo, illustri storie che vivono dentro di te, quindi guardare la tua arte, tu dici, è un po' come scoprirti, come se tu non volessi proprio svelare ciò che c'è dietro le opere, lasciando poi un po' anche all'osservatore, no? Questa magia, questa emozione. Vivi, sei nato, cresciuto, insomma, nel verde delle colline emiliane, e è un dettaglio che amo specificare, perché penso sia poi il fulcro, la base, anche ciò da cui viene la genesi, la tua produzione artistica. Ti ispiri molto alla natura, al mondo animale, anche se ultimamente nella tua produzione anche la figura umana, tra l'altro l'opera Peso Lordo, che è proprio dietro le mie spalle, testimonia anche questo. E vorrei che fossi tu ad introdurre un po' la tua arte, la tua esperienza, insomma, e anticiparci qualche progetto, che so, insomma, hai un bel progetto che a breve, ecco, ti vedrà protagonista, quindi lascio volentieri a te un po' la parola. Allora, come innanzitutto grazie per questo invito, sono molto onorato, nonostante la distanza, come appunto tu hai detto, io vengo da Bologna, non proprio Bologna, ma un contesto verde che mi ispira tantissimo, e appena tu mi hai chiamato ho subito detto di sì, perché trovo molto stimolante lavorare e collaborare con te. Hai detto giustamente che la mia pittura è un po' il linguaggio di me stesso, cioè di quello che io ho dentro, che poco alla volta diciamo tiro fuori attraverso il mezzo che credo mi rappresenti di più, e che è appunto la pittura. E io sono diventato cosciente, diciamo, delle mie capacità artistiche, anche se io, ripeto, non amo definirmi un artista, specificando lo specifico, e poi in realtà molto di recente, diciamo tra la fine, diciamo, dei miei 30 anni, all'inizio dei miei 40, ho capito che era il modo che mi rappresentava di più, e quindi mi sono messo sotto a lavorare, e devo dire che ho una produzione continua di opere come queste che sono presenti qui in questa mostra, che sono tele, ma lavoro molto anche sulle illustrazioni, e quindi sulla carta, e illustro anche dei libri. Le opere che sono qui appartengono a due periodi un po' diversi della mia vita. Peso Lordo risale a qualche anno fa, mentre invece la Sirena è proprio l'ultima opera che ho realizzato all'inizio di questo 2024. Hanno, diciamo, due tematiche anche diverse, che mi piacerebbe raccontare in estrema sintesi, perché io forse sono più bravo a dipingere che a parlare, quindi cercherò di essere... No. Allora, diciamo che Peso Lordo racconta di quanto non sia un problema, quanto non siano problemi e difficoltà che tutti noi incontriamo nella nostra vita, quanto il sapere gestire. E quindi questo barbaro che sostanzialmente trasporta dietro di sé, all'interno di uno zaino, una mela gigante. Quella mela gigante è il problema che lui ha. Però questo problema può anche essere bello, avere delle forme belle, se tu lo sai gestire. E perché secondo me il segreto poi della vita è questo, cioè le difficoltà che tutti noi abbiamo, i problemi ci sono, non c'è niente da fare. Dobbiamo semplicemente saperli affrontare e gestire. Quindi questo è, secondo me, la chiave di lettura di quest'opera. Anche se questi pesi sono talmente forti da lasciarci anche senza respiro, io questa sensazione di asfissia l'ho voluta raccontare attraverso il casco che questo palombaro indossa, che lo chiude all'interno del suo respiro. Ma nonostante questo, credo che lui non sia rassegnato, ma abbia un atteggiamento propositivo.
Qui invece questa sirena, la sirena è un elemento fluido, rappresenta lo scorrere della vita, poi c'è l'elemento acqua che è diciamo, una parte fondamentale della mia cultura. Io dipingo tantissimo l'acqua, anche perché dà quel senso di origine di tutto, no? Della vita, del mondo. Quindi questa fluidità, questo nascere di una nuova vita che voi vedete all'interno del ventre di questa sirena, in realtà poi si contrappone a che cosa? Alla morte, alla fine della vita, perché di fianco a lei ci sono queste due sardine, anzi sardone, appese a questo gancio, e loro la loro vita l'hanno terminata. Quindi lei, come se fosse appunto davanti a uno specchio, come il titolo di questa bellissima mostra, guarda un po' perplessa e attonita quello che poi in realtà sarà lì a poco. Quindi qui la contrapposizione tra il principio, l'inizio di una nuova vita e il suo compimento, quindi la sua fine. Veramente molto profonde, infatti sono di vari livelli di letture, tuttavia è molto bello, no? Poi che dietro queste opere ci siano dei messaggi che poi in realtà vanno a colpire chiunque, perché non ti puoi soffermare, pur essendo un figurativo, spesso questo succede magari nell'arte astratta, no? Che sei spinto, obbligato ad andare oltre ciò che vedi per scoprire qualcosa. Le tue sono due opere figurative, nonostante ciò i messaggi che racchiudono sono così profondi che non basta soffermarsi sulla superficie, devi farlo con lo sforzo per andare oltre. Devi, come spesso dico e ho rivolto in diverse critiche, aprire gli occhi dell'anima, magari in un momento in cui chiudi quelli del corpo, per andare all'essenziale, andare a scoprire la tua anima poi, perché di fatto lì è chiusa la tua essenza. Esatto. E quindi questo sostanzialmente è con forme sempre diverse, con idee sempre diverse, è quello che io voglio raccontare. Quindi il tentativo di rimanere sempre in bilico, in equilibrio, nonostante forze avverse, nonostante situazioni anche che non sono proprio piacevoli. Se posso aggiungere un'altra cosa, tu hai parlato di progetti, ne ho tanti, devo dire che forse una vita intera non mi basterebbe in realtà, perché ogni giorno se ne aggiunge uno, e l'ultimo che di cui vado molto fiero e orgoglioso è uno spettacolo teatrale, per esattezza un musical, che è una compagnia teatrale di Trento, che sembra uno scioglilingua ma è così, mi ha proposto di mettere in scena, ispirato ad alcune delle mie opere. Quindi questo spettacolo ovviamente si svolgerà a Bologna, in un teatro, un centro molto bello, si chiama Teatro del Baraccano, e quindi sul palcoscenico ci saranno sette mie opere, attorno alle quali questo gruppo teatrale metterà in scena un vero e proprio musical, raccontando tre storie diverse ispirate alle mie opere. E, partecipando a questo spettacolo, la cui prima data, il 13 aprile, è stata tutta sold out, ne abbiamo aggiunta una seconda, il 19 maggio, e il ricordo dei biglietti ho deciso di darlo interamente alla Fondazione Teleton per la ricerca delle malattie genetiche rare. Se qualcuno di voi volesse partecipare, sul mio sito massimiliano.it c'è il form per prenotarsi per questa seconda data, appunto, 19 maggio, che è una domenica, tra l'altro, in orario pomeridiano, Teatro del Baraccano, Bologna. Ti ringrazio perché, guarda, me lo sono segnata in agenda, spero davvero, perché sarei proprio onorata e curiosissima, e complimenti già prima in bocca al lupo, che non va assolutamente mai male. Ti leggerei la critica e poi vorrei anche il tuo commento critico sulla mia critica. Okay. Allora, io in merito a queste opere scrivo: l'alba di una nuova vita si esplica con evidenza nell'opera Premium Mermaid. Caratterizzata da un forte equilibrio cromatico, qui ad essere protagonista è il colore dello spirito, in cui si immergono le delicate figure.
un'opera che si configura come metafora dell'esistenza ed espressione della fugacità del tempo. All'immagine della sirena gravida, in attesa di portare alla luce una nuova vita, si contrappone la raffigurazione di due sardine per la quale la vita è ormai giunta al termine. Inizio e fine, vita e morte, alba e tramonto, sono i temi portanti che caratterizzano un'opera in cui la dolcezza delle tempellate porta l'osservatore a confrontarsi con il senso profondo del suo esistere. L'intervallo di tempo che unisce e allo stesso tempo separa i pilastri dell'esistenza, Milano lo raffigura nell'opera Peso Lordo, in cui protagonista è la vita stessa nel suo manifestarsi, una vita che a volte ti toglie il respiro lasciando l'essere nel buio della disperazione, come la figura senza volto che qui è raffigurata, chiusa nel dolore di un'estrema solitudine. Un uomo senza volto in cui ciascun essere è portato ad identificarsi. Un uomo che indossa il peso di abiti troppo ingombranti, di una vita troppo complessa. Dietro di lui una mela si staglia sul fondo dell'opera, simbolo di rigenerazione e rinascita. Le opere di Milano, nella loro essenzialità compositiva e cromatica, sono un invito a compiere un viaggio introspettivo alla riscoperta del proprio io. Sono un invito ad aprire gli occhi nei momenti in cui venti gelidi soffiano sulla carne della vita per afferrare la luce dell'alba e riportarla nell'esistenza fino al giorno del nostro tramonto, in cui i colori di nuove luci saranno anticipatrici di una nuova alba, quella dello spirito. Sì, hai colto proprio in maniera essenziale quello che io volevo dire attraverso queste due opere, ma in realtà tutta la mia produzione, che nonostante, come dicevi tu, la continua dialettica tra la vita e la morte, tra il dolore e la felicità, credo che lanci sempre un messaggio comunque di speranza attraverso l'uso del colore, come tu stessa hai appena detto, attraverso anche, mi permetto di dire, alla gentilezza delle forme, sì, con cui rappresento sempre i corpi umani e anche quelli animali. E quindi credo che la prospettiva della mia arte, anche se faccio fatica a dirlo, lanci sempre questo sasso in uno stagno, in un lago, in un mare, comunque di speranza e di nuove prospettive per il futuro. Assolutamente sì, io ti ringrazio davvero perché insomma con queste opere apri, ogni artista apre la sua anima, no? Si mette a nudo e per me è un onore ovviamente poter dedicare un piccolo commento. Grazie mille. Dario Belli, intanto grazie davvero per essere qui, è un onore poter parlare della tua arte e soprattutto di queste due opere che sono nuove, nuovissime, quindi è il primo commento, è la loro prima casa fuori casa, ecco. E giusto una piccola presentazione biografica, ma poi vorrei che fossi tu a parlare di te stesso, chi meglio di te. Allora, lui si laurea in economia aziendale, quindi i numeri diciamo fanno parte un po' della tua vita, sì. Togliamo un po', sono la tua vita, però l'arte è sempre stata, no? Quello che mi scrivi e quello che mi dicevi poi, anche scrivi nella biografia, parte della tua vita. Poi già nell'infanzia, nell'adolescenza, poi si arresta un po' questa passione perché si sa, l'età dell'adolescenza ti porta a fare tutto e il contrario di tutto, però poi la riscoperta grazie a una donna. E qui lasciamo un po', è un'immagine molto bella, mi collega molto alla letteratura. Quando leggevo la tua biografia mi immaginavo Dante con la sua Beatrice. Mi ha colpito però molto una frase che tu hai scritto e volevo leggerla. Estrapolo giusto un pochino. È un percorso interiore, un viaggio infinito che è nato dall'amore e ha come meta l'amore. Questo è un po' come fulcro della tua produzione artistica. A me ha colpito tantissimo, perché poi conosco la produzione di Danilo, ci siamo, insomma, abbiamo avuto modo di condividere arte insieme già da un po', ecco. E lui è un artista eclettico, è uno sperimentatore, ama spaziare anche nei soggetti che rappresenti,
queste sono ovviamente un riscontro, ecco, e quindi è molto bella questa, la componente, diciamo, legata all'amore, che fa un po' da sottofondo musicale, da colonna sonora alla tua arte. Io mi taccio perché vorrei proprio che fossi... Sì, sì. Beh, allora, diciamo che, come hai detto tu, e come ti ho raccontato, l'arte nasce, cioè il mio avvicinamento all'arte nasce da quando ero bambino, perché appunto a scuola avevo una suora, che è Suor Lucia, ancora ricordo, che chiaramente ci faceva artistico, e noi, la nostra scuola era famosa perché tutti quanti dirigevano dei quadri, penso che si fa tuttora ancora, non solo in quella scuola ma anche in tutte le scuole, diciamo. E diciamo, avevo un talento precoce, ecco, mettiamola così, tant'è che il quadro che mi chiedo anch'io ancora come ho fatto a dipingere quel quadro quando avevo 12 anni. Poi la vita ovviamente mi ha fatto fare altri percorsi, altre scelte. Qualche anno fa, per curiosità, decisi di andare a fare una lezione con un artista all'università di Tor Vergata, che era la mia università, e da lì mi era ripresa un attimo la passione, e avevo comprato dei colori, delle cose. E poi c'è stato, diciamo, durante il lockdown anche un piccolo sprazzo, e poi subito, diciamo, quando io invece ho conosciuto questa donna, che per la quale chiaramente mi sono innamorato immediatamente, nel percorso di conoscenza, ad un certo punto ho deciso di allontanarmi e di guardarmi dentro per capire perché alla fine non ottenevo in qualche modo quello che io desideravo, e allora ho fatto un percorso mio interiore dove ho letteralmente gettato tutta la mia vita passata, tutto, compreso i quadri che avevo a casa, che erano quadri del passato, non miei, quadri che avevo, e io ho cominciato a dire, ho detto, cominciamo a dipingere la mia casa con i miei colori, con quello che ci avevo. Chiaramente poi ho avuto la fortuna di avvicinarmi alla food art, che mi entusiasmava all'epoca, perché comunque la colata di colore dà un senso di benessere come un cucchiaio di cioccolata. Prevedibile. Assolutamente sì, perché la cosa che veramente era pazzesco, che ogni volta che finivo un quadro, quello era il volere dell'universo, cioè esatto, di un soprannaturale, cioè di qualcosa che non sei tu che lo determini, tu dall'inizio, ma è qualcosa che ti appare. Esatto. Da lì chiaramente ho iniziato tutto il mio percorso, ho cominciato anche ad avvicinarmi all'astrattismo, alla spada, e da lì ho cominciato anche a fare delle mostre, come la mia prima mostra. Poi, diciamo, nel tempo mi sono cominciato a sperimentare la materia e a capire che quella era la mia strada, questa era la mia strada, e adesso appunto mi sono avvicinato all'utilizzo di questo materiale di fondo, che è il poliuretano e lo stucco veneziano, ovviamente per poi dare forma a quello che mi sono immaginato, e devo dire che piace in modo pazzesco, ho già nella mia testa i prossimi 3, 4, 5 quadri come temi, e quindi questo è, diciamo, tutto il percorso. E chiaramente tutto questo nasce da che cosa? Nasce dall'amore verso una donna che non conoscevo, non la donna, non conoscevo che cos'era l'amore, non lo conosco neanche adesso, ovviamente, però questo mi ha dato la grande forza di vedermi dentro e di amare quella parte di me. Per cui faccio riferimento al mio quadro da piccolo, perché in realtà quello ero io, esatto, il vero io, cioè la nostra essenza sta nello spazio, quando non abbiamo sovrastrutture dettate dalle spiegazioni. E quindi mi sono guardato dentro, mi sono riempito di colori, riempiendomi di colori ho cominciato a vedere la vita a colori. Poi ho capito che la vita a colori ha un senso, probabilmente perché tutto quello che io vedo lo immagino, perché nasce da una cosa, un sentimento forte verso una persona, ovviamente, e senza il quale non ci sarebbe questa esplosione di colori dentro, esatto, di me, e anche questa gioia nel mostrarlo al mondo intero, quello che sono io. Sì, sì, e quindi, esatto, quindi poi sono arrivato all'utilizzo, alla sperimentazione di questi materiali, e qui mi sono
sono andato ancora oltre perché appunto oltre al proletano come base ho utilizzato in questi quadri qui anche il muschio stabilizzato, che è una cosa che mai avrei immaginato ovviamente di utilizzare, e creando appunto due soggetti che sono il mio specchio dell'anima, lo specchio della mia anima. Quindi uno dettato da quella che è stata l'esperienza passata, anzi entrambi è quello dettato dall'esperienza passata chiaramente, però una parte oscura e l'altra molto più profonda, oserei dire quasi angelica, sì, spirituale. Spirituale, che nella mia testa purtroppo o per fortuna sono talmente forti negli estremi che diciamo vanno di pari passo, ecco. È una cosa bella in realtà. Sì, è una cosa, ho scoperto che è una cosa bella, ho scoperto anche cosa significa rinunciare a qual è la tua dominante, qual è la cosa che ovviamente ti fa stare, sì. Ti fa poi capire cosa è poi la vita e in fondo anche l'amore, è per questo che io dico che questo viaggio è iniziato per questa ragione qua ed è ancora in corso, non so quando finirà, non so se finirà con quello che è, quello che penso che potrebbe essere o qualche cosa, non lo so. Sicuramente l'amore per me stesso c'è, perché in questo percorso sono anche dal punto di vista personale caduto molto in basso, nel punto più basso della mia vita e dal quale ho avuto la forza e ho scoperto di avere una forza che non avevo neanche nel passato. E quindi e oggi sono ancora più forte, ancora più diciamo proiettato verso il futuro in maniera molto positiva e non negativa. Assolutamente, chissà cosa ci aspetta, tu ci sorprendi. Non lo so. Io non avrei mai immaginato, conoscendo la tua produzione, queste opere, quando mi avevi mandato le prime bozze, io ero rimasta veramente sbalordita perché tu sorprendi. Tu nella tua testa c'è una creatività veramente estrema, quindi domani potremmo trovarti, non so. Ma il bello penso sia quello poi, no? La fame di sperimentare. Beh, guarda, io credo, non sono il primo ovviamente, però mi piace l'idea di creare delle tele sculture e non solo delle tele, che sono bellissime, ma non, mi piace proprio l'esplosione dell'arte che ti viene addosso. La materia. Per questo che poi, tra l'altro, ho fatto questi due alberi senza radici. L'ho fatto appositamente perché questo per me le radici sono quello che c'è intorno, cioè è tutto ciò che è fuori il quadro le radici che ci uniscono, perché poi alla fine il mondo e l'universo è un unico elemento tutto collegato e per questo ho voluto rappresentare una sorta di fotografia un po' più da vicino dell'albero, non con la tridimensionalità, non con il, certo. Diciamo, la profondità in questo senso. Poi diciamo il movimento che ho cercato di dargli al quadro gliel'ho dato nello sfondo. Uno dove a fronte di una foglia d'oro che ricorda tutta la corteccia c'è un colore blu che è diverso dal colore dei rami, delle foglie, perché rappresenta, uno rappresenta il mare, l'altro rappresenta gli occhi della donna di cui parlo, l'altro invece la passione, il fuoco, l'oscuro, parte della mia vita passata, certo. e parte di me stesso, perché poi quello è. E a tal proposito, i due quadri che ho chiamato appositamente, anche con un gioco molto ironico e molto sì. Divertente, invece lo chiamo amore, questo è amore e questo è psycho, esattamente. E proprio facendo riferimento sì, sì, all'opera, insomma. E niente, ci vuoi leggere? Sì, che sono curiosa. Diciamo che ho trovato una poesia che, di cui non conosco l'autore, un anonimo, che dice: vengo ad annusare il mare sul tuo collo, il vento greco sulla tua bocca. Tu ascolta al centro del mio petto il tremore della mia terra, il mio cuore bambino che batte sperduto nel cuore del mondo. Tienimi con te. Albero fiorito. L'amore è estrema povertà, è uno scanno e un ciuffo d'erba per mangiare. Prima del cielo prendiamoci la terra. Ecco, questo lo voglio leggere per dire. Bellissima. C'è un po' l'essenza di quello che ho detto prima. Sì, un ritrovamento magari casuale, ma che veramente abbraccia. Assolutamente, qualche giorno fa. Pensa, abbraccia proprio. Io invece ti leggo il mio commento, ovviamente non sono andata a toccare questa intimità, mi sono
comunque riallacciata molto anche all'immagine dell'albero, che comunque nell'arte, no, l'albero è stato protagonista di opere importanti e soprattutto è simbolo di, insomma, rinascita, rigenerazione, certo, simbolo di tante cose. E infatti così ti scrivo: simbolo di vita, rinnovamento e rinascita. Perelli condensa tutta la sua perizia tecnica nella raffigurazione dell'albero, protagonista delle opere Amore e Psycho. Lavori intrisi di così tanta matricità da conferire un sapore monumentale, quasi scultoreo, ai possenti tronchi da cui si dispiegano soffici chiome di colori tutt'altro che realistici. Al verde della natura, Perelli sostituisce il colore dello spirito e della passione. L'albero blu, impreziosito dall'oro che domina la sua struttura e dagli inserti brillanti che illuminano le chiome soffici come nuvole, avvolge di serenità l'osservatore, trasportandolo in una dimensione eterea, un infinito senza tempo, un reale al di là del reale, fatto di sogni, dove si sente il profumo di eterno, dove si respira la calma, dove vive l'amore. In antitesi cromatica e concettuale anche, l'albero rosso, che prende vita da un possente tronco da cui si generano chiome caratterizzate da calde sfumature cromatiche, un'opera che sprigiona energia, forza ma anche audacia. In Amore Psycho, Perelli racchiude i sentimenti contrastanti che albergano nell'animo umano. Lo spirito si fonde con la passione della carne, la delicatezza con la potenza, il silenzio con il caos. Sembra di ravvisare l'eco di Mondrian. Il blu e rosso fusi insieme nell'iconica Red Tree, qui si scindono in due opere distinte, unite da una profonda tensione verso gli infiniti mondi che vivono dentro di noi. E ovviamente dentro hai detto tutto quello che avrei avuto testa, ma non avrei avuto modo e capacità di dirtelo così. Sono felice. Quindi grazie per quello che hai scritto, perché veramente hai azzeccato in pieno tutti e due le, diciamo, i significati di queste due. Sono felice, perché proprio poi ognuno di noi viene colpito da qualcosa, e poi mi avevi, insomma, raccontato un po' senza scendere appunto nell'aspetto più intimo, però davvero mi sono arrivate molto queste opere, quindi grazie. Sono felice. Poi ho cercato anche non solo dei colori, ma ho cercato anche di riprodurre lo stesso schema, quindi un albero a sinistra che è quello d'oro, un albero a destra che è quello nero, colori contrastanti ma forti. Esattamente. Grazie mille, allora. Grazie, ci vediamo questa sera. Grazie a te, sì. Grazie. Grazie a tutti. Cosimo Colella, intanto grazie per aver rinnovato, insomma, la tua partecipazione. Diciamo grazie a te per aver proposto un altro evento molto, molto importante. Sono davvero felice, perché tra l'altro è stato un successo anche la mostra precedente, una tua opera che, guarda caso, Donna allo specchio, poi, no? Ha trovato... Anticipato. Anticipato, esatto. Forse è quello che mi ha dato là, magari inconsciamente, nella creazione di questa mostra. Poi l'ha trovato una nuova casa e sono davvero molto, molto felice di questo. Oggi ti presenti con due opere di tutt'altro respiro a livello di dimensione. E qui c'è proprio tutta la tua energia, tutti i tuoi colori, no? Il tuo mondo, esatto, perché è un mondo a colori. Il tuo, come ti presentavo anche la scorsa volta, una carriera artistica molto importante, dove tra l'altro anche a livello internazionale, il primo premio in Marocco, oltre al fatto che la tua arte, la tua pittura, tu consideri l'arte proprio come un dono. Sì. E questa è una cosa molto bella, perché guardi il mondo con gli occhi di un bambino e quindi dici: con gli stessi occhi io cerco di proiettare nella mia arte quei colori, e non possono che emozionare le tue opere. Poi ognuno riesce a vedere quello che sente maggiormente e più nel suo intimo, nel suo profondo, però mi piace molto, ecco. Vorrei lasciare a te la parola, in realtà, perché so che avrai molto da dire. Diciamo che io ho spiegato l'altra volta quando l'altro è un'opera. Per me, come te l'hai detto tu prima, è un dono. Io inizio un'opera, come stavo spiegando prima, in un caos totale, cioè un intreccio di linee che
per me in quel, nel presente esiste tutto, non metto da parte nulla, ogni linea si intreccia, ogni linea da forme, poi nel momento che le linee finiscono di essere tracciate, li guardo e dico è un caos. E poi in quel momento subentrano i colori che danno un senso di equilibrio, di tranquillità. Però non è che li faccio immediatamente, aspetto, li fermo, li lascio da parte, inizio altre opere e poi passano dei giorni, li riguardo. In quel momento mi suggeriscono altre cose, altre sfaccettature, altre trasparenze. E diciamo che sono quadri che continuano fin quando non ho il coraggio di adesso dire stop, altrimenti continuerei per molto tempo a lavorare su un'opera, perché non li faccio immediatamente. Ci sono alcune opere che sono di impatto in quel momento, però li devo dire adesso basta. Però se mi ci metto a studiare sopra, effettivamente crescono giorno per giorno. Ma è molto bello anche se notiamo poi dei collage, comunque ogni dettaglio, ogni piccolo angolo sì. Di opera c'è sempre qualcosa. L'occhio... E poi ogni cosa c'è il suo discorso. Io, come ho detto prima, è un dono. A me vengono in quel momento delle idee e non mi domando perché. Le metto, è un'arte antica. Sì, sì, sempre esattamente. Sempre in movimento. Allora, però poi mi accorgo che quando guardo alla fine tutte quelle lettere, quelle forme messe insieme, ognuno ha il suo discorso e a me insieme il quadro alla fine è una, come devo dire, allora io adoro molto le metropoli, nella metropoli c'è il caos totale, però in quel caos c'è tutta la cultura, ci sono tutti i sentimenti particolari e poi la cosa bella è che in una metropoli alla fine si chiama tutti quanti. Devono vivere perché devono vivere nelle regole perché sono tante diversità di culture, però tutti si rispettano, però a casa loro ognuno ha la propria cultura e tu se giri per le città senti quel profumo di ogni nazionalità e a me piace molto. E poi io dico nel caos c'è la vita. E poi nel caos soprattutto è un affrenato. Io delle volte dico, per dire una cosa semplice, io un'opera vedo come un bosco, tu da lontano vedi un bosco bellissimo, è bello, poi piano piano ti avvicini e accorgi che è un caos. Eh sì. Capito? Però ogni cosa che c'è è messa lì nel caos, alla fine ha un suo discorso tutto insieme. Assolutamente, assolutamente. Infatti ci tenevo molto perché soprattutto in queste opere sono proprio l'emblema, la manifestazione poi no, sì. della tua poetica artistica. Io in merito ti leggerei il mio commento critico, poi lascio a te la critica. Ovviamente le opere sono metamorfosi e riflessi in movimento. Colella è un artista che ha fatto della creatività la forza motrice della propria esistenza. Con gli occhi di un bambino guarda il mondo e con la purezza che contraddistingue tale sguardo trasmette sulla tela tutti i colori che coglie. Le sue sono opere che profumano di spensieratezza, cromatismi vivaci che si intrecciano con segni e linee che trasportano lo sguardo dell'osservatore in una realtà tanto caotica quanto avvolgente. Non si può fare a meno di perdersi nei labirinti di colori che caratterizzano le opere dell'artista. Con la sensibilità che contraddistingue la sua arte, Colella riesce ad infondere nelle opere riflessi in movimento e metamorfosi, vita e libertà. Esse possono costituirsi come metafora rappresentativa di uno spaccato della società odierna, una società costellata da caos, luci, persone in movimento, intrecci di vite. Colella vive intensamente questo presente che nell'arte declina in forma astratta, dando un volto nuovo alla frenetica vita metropolitana. I suoi colori parlano all'anima di ogni osservatore che di fronte alle sue opere si appresta a tuffarsi in quel caos giocoso, in una realtà parallela dove non si assapora che bellezza e gioia, dove non si sente che il canto innocente di un bambino. Grazie a te. Hai detto tutto. No. Grazie a te perché tu riesci veramente con i colori a comunicare e si percepisce che tu consideri
pace, serenità e per me è un onore poter dedicare un commento alla tua parte, davvero. Io vi ringrazio molto, hai spiegato perfettamente la mia indole, è inutile che non posso dire altro. Ti ringrazio. Però io voglio fare una cosa. Come questo no? Qua il titolo è Metamorfosi, mi devo alzare qui, effettivamente c'è un caccia da guerra nell'opera. Effettivamente l'opera, il male che poi viene, diciamo, i mass media li fanno credere come il bene, che portiamo il bene, si, diciamo, si nasconde, si finge buono e si nasconde nell'opera. Sì. Però alla fine è anche l'opera stessa, che prende il male e lo ingloba. E in modo per spiegare al male, che poi, il male, come per me un aereo da caccia, il bene male sempre il male, certo. Se non è che porta fiori. Alla fine cattura il male e gli vuole dire adesso vivi nella bellezza, nella freschezza, nell'amore. È sempre un messaggio di positività e gioia. Cioè non ci sono andato, però chi lo osserva e segue delle linee. Certo. Sì, e poi mi hanno colpito molto anche se guardiamo le sfida d'odio, cioè sono proprio anche delle... C'è noi, cioè sì, è tutto un insieme. L'universo, che poi sì, caos. Un insieme di cose che alla fine nell'insieme danno un modo di scuola. Assolutamente, e quindi di nuovo davvero grazie. Grazie a voi, grazie. Sono molto molto emozionato. Grazie. Paola Fortunati, grazie intanto per essere qui con la tua splendida opera. Catarsi, di cui poi parleremo, e davvero ti voglio ringraziare proprio perché in questi mesi poi abbiamo avuto modo insomma di parlare un po' della tua arte, insomma di condividere varie riflessioni ed è molto bello. E tra l'altro vorrei leggere una frase che tu hai dedicato poi all'interno della tua biografia che mi ha molto colpito prima di presentare poi il tuo curriculum e le note biografiche. Paola scrive e dice: per me dipingere non è solo stendere colore, ma è soprattutto toglierlo. Mi ha colpito tantissimo perché non è scontata, diciamo, questa percezione di fronte poi all'atto creativo in sé, no? Spesso si pensa all'arte o all'atto di dipingere come qualcosa di mettere sulla tela, invece tu fai proprio il procedimento al contrario, e quindi mi ha molto colpita questa cosa inusuale. Mi ha quasi ricordato Michelangelo, che dal punto di vista scultoreo diceva un po' lo stesso, no? Togliere piuttosto che aggiungere, no? E poi insomma ti lascerò magari un po' la libertà di dire qualcosa in più su questo in generale. Tu frequenti la scuola biennale di fumetto 2B e inizialmente, diciamo, lavori anche attraverso le illustrazioni per alcune case editrici, sia che siano racconti di fantascienza o dell'infanzia. Dopo l'olio su tela ti chiama. Sì. E da quel momento, diciamo, la tua promozione è amore. Sì. Ho il piacere di conoscere la tua produzione artistica, quindi oggi in esposizione abbiamo Catarsi, ma in realtà le opere di Paola sono tutte accomunate dal fatto che vedano la genesi nell'emozione e traggono proprio ispirazione dall'emozione ed è poi quello che donano al pubblico, a chi le guarda. Non puoi che rimanere incantato dall'armonia poi, no? Cromatica che riflette la tua arte. E c'è sempre questa sospensione poi tra l'elemento astratto e il figurativo, quella dimensione onirica che spesso ti senti proprio proiettato, trasportato. Ma grazie a te, se infatti vuoi aggiungere ovviamente qualcosa è un piacere. Allora, innanzitutto ti ringrazio per avermi accolto, grazie a te. E poi per me, diciamo, inizio con dire che la pittura è sempre un viaggio, è sempre un viaggio che avviene all'interno di noi stessi. È un viaggio che va a toccare le corde dell'io più profondo. E spesso il dipinto ci rivela parti di noi che ci sono sconosciute, che non conosciamo, ci porta in luoghi nascosti, segreti. E quando mi approccio alla pittura io non ho mai un progetto, è sempre casuale, però è una casualità dettata dal
dal conscio. Cioè l'inconscio sa bene quello che deve dire, quello che deve mettere in mostra. E quando dico nella biografia, per me la pittura non è solo stendere colore, ma soprattutto toglierlo, non parlo solo di tecnica, ma parlo proprio di una filosofia. E dopo, quando dipingo, dopo aver sondato le parti più buie, più oscure, il fondo, riemergo cercando la luce, e questa luce la trovo in bianco. Allora a quel punto vedo il quadro, vedo ciò. Bellissima questa immagine. Sì. Questo dipinto in particolare, ragazzi, per me rappresenta il luogo della meditazione, dove si può raggiungere l'apice della meditazione, il luogo della rinascita, della purificazione, il catarsi. E catarsi è il quadro stesso, è la pittura stessa, perché quando si dipinge ci si estranea e astrae completamente dalla realtà e si entra proprio in un mondo segreto, nascosto. Miles Davis diceva, mi piace citare questa frase, che la musica parla per sé, e possiamo dire la stessa cosa della pittura e dell'arte. La pittura parla per sé e è nello sguardo dello spettatore cogliere il significato più nascosto, certo, più ambito. Quindi possiamo dire proprio che la pittura produce l'anima e alle parti più... È proprio il nocciolo, credo, il fulcro. Mi è piaciuto molto quando hai detto catarsi, oltre che il titolo, è il quadro stesso. Sì, penso sì, proprio così, cioè arriva proprio tutta l'emozione e la chiave metaforica e concettuale del titolo poi, sì, di quest'opera. Io, prima di leggerti la critica e poi ovviamente ascoltare anche una tua controcritica con piacere in merito, mi aveva colpito una frase di Ralph Emerson, la vorrei dedicare in merito a quest'opera, sì, in particolar modo. Nell'arte, scrive, la mano non può mai eseguire qualcosa di più elevato di quanto il cuore possa immaginare. Penso che sia proprio il fulcro dell'emotività, sì, no? Quando tu dici io non ho un progetto, parli anche di viaggio, è come se tu ti lasciassi trasportare dall'anima, sì, poi, no? E poi prendi. Perché quando si dipinge praticamente c'è una connessione tra mano, cuore e mente. E tutto questo, l'emozione, fluisce attraverso la mano e purifica poi in colore, in immagine. Che è un po' come la poesia, no? Spesso mi è capitato anche di confrontarmi con scrittori o poeti, mi dicono non posso scrivere a comando, c'è un qualcosa che mi smuove, a un certo punto non so da dove viene da dentro, viene dall'alto, viene da un altrove. Sì. E quello poi è la genesi di tutto, ed è molto bello. Io infatti scrivo, appunto, l'arte di Fortunati nasce dall'anima, pennellate morbide e delicate, in cui i colori si fondono, sfumandosi tra loro, nella genesi di una composizione dal sapore onirico. È l'arcobaleno di colori ad essere il protagonista di quest'opera, che racchiude in sé tutti i colori del mondo, con le loro diverse tonalità e sfumature. Ogni pennellata sprigiona luce. È un universo di emozioni, dal gusto quasi impressionista, legato al tentativo, da parte di Fortunati, di voler trasmettere sulla tela il realismo della percezione. L'artista conferisce al pennello la libertà di animarsi sulla tela, sprigionando tutte le sue emozioni e i suoi sentimenti. L'osservatore partecipa a questa magica ritualità, accettando di lasciarsi trasportare in una dimensione ultraterrena, dove il tempo sembra annullarsi in uno spazio fatto di bellezza. Grazie a te, a me ha proprio trasmesso tanta emozione quest'opera, poi conoscendo la tua arte e poi la chiave, no, della tua intera produzione. Quindi grazie a te. Grazie, grazie ancora. Sono qui con Ars Picta, un bellissimo collettivo che ringrazio ancora una volta per la stima e la fiducia
perché reduci dalla precedente mostra Stars, che ha preso vita proprio nel mese di dicembre, non in questa sede bensì nella sede di Via Merulana, ma sempre da Medina, con due opere completamente diverse rispetto a quelle proposte oggi. Erano vibrazioni cromatiche molto astratte, oggi invece abbiamo il respiro degli alberi. Quindi di nuovo grazie davvero, perché per me è un onore ancora una volta poter dedicare un po' delle mie parole, un piccolo commento in merito alla vostra arte. Ho sempre apprezzato molto il vostro essere un collettivo. Come dicevo la scorsa volta, non vorrei essere ripetitiva, ma voi siete proprio l'emblema e la metafora dell'io che diventa noi, dell'io che non c'è in vista di un noi. Ars Picta, ovviamente necessario presentare poi i componenti di questo splendido gruppo. Abbiamo Giovanni Bonfiglio, Susanna Ferrante, Silvana Troisi, Marina Corallo, Daniela Giovannini, che purtroppo oggi non è qui, ma in realtà ci seguirà poi in streaming. Ars Picta è un gruppo caratterizzato da in realtà sei artisti, voglio parlare al presente. Insieme a loro c'è anche Angelica Fortuzzi, che ci ha lasciato purtroppo pochi giorni fa, ma vorrei davvero dedicare, ed è quello che farò anche in sede di vernissage, questa mostra. Perché se fosse stata presente, so che sarebbe stata qui con il telefono pronta a filmare e a pubblicare sui social l'intero evento. Così l'ho conosciuta, sempre energica e pronta, soprattutto era un po' la social media manager, oltre che un'artista, una grande professionista e una gran bella persona con cui, anche se non per molto tempo, ma ricordo dei momenti di condivisione molto belli, anche di riflessioni filosofici. Queste opere sono state in realtà scelte prima che Angelica se ne andasse, ma oggi vorrei dire che forse nel respiro di questi alberi c'è la sua anima, no? E Angelica sicuramente non ci lascerà, ci sta sempre con noi, con voi, attraverso le opere che continuerete a esporre, a esibire nelle manifestazioni che farete, e la sua arte sarà sempre viva e lei con l'arte. Quindi per me era anche doveroso, insomma, dedicare un momento anche per Angelica, ecco, che magari, non lo so, a prescindere da qualsiasi credo, nel cielo, in altrove, magari con qualche cellulare, starà filmando e guardando questo momento. Quindi a lei va davvero una grande stima e riconoscenza, ecco. E ho già citato i titoli delle due opere, che sono appunto Il respiro degli alberi, due opere completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo visto la scorsa volta, ma in realtà poi Ars Picta è un gruppo molto dinamico, vivace, anche eclettico, perché spazia molto, no? Il bello è che per chi appunto non conoscesse ancora questo collettivo, ogni piccola tela è caratterizzata e realizzata da uno di loro, poi nell'insieme si va a costituire un lavoro complessivo. Voi in realtà vi siete costituiti come Ars Picta nel 2021, poi in sostanza, anche se già da parecchio tempo prima lavoravate, meditavate un po', e poi avete avuto all'attivo diverse esposizioni, ma anche di levatura internazionale, quindi i miei complimenti. E vorrei ora in realtà lasciare un po' la parola anche a voi per parlare un po' del vostro gruppo, magari qualche curiosità anche carina. Immagino che sia complesso poter conciliare i vari elementi, no? Nel momento in cui si crea un'opera, da dove nasce un progetto? Io sono molto curiosa e quindi vorrei lasciare magari spazio a voi prima di leggervi, insomma, la mia critica. Beh, il progetto nasce, ci vediamo, ci riuniamo costantemente, proprio perché è importante, no? Il confronto, poi qualsiasi idea è una potenziale opera futura. Poi è chiaro, no? Mettiamo a punto tutte quelle che sono le nostre esigenze anche per il momento, cioè ci sono dei momenti in cui non ho una voglia più di rappresentare o di esprimere, no? Un soggetto, una cosa più che un'altra. Questo tema era in sordina da un po', cioè
ricorreva sempre, ogni tanto ritornava, ci siamo dedicati appunto alle vibrazioni, però questo tema delle cortecce, degli alberi, che poi è diventato il respiro degli alberi, perché di fatto è il respiro di ognuno di noi. Ognuno di noi ha scelto liberamente il tema, l'albero a cui fare riferimento, no? Tanto è vero che si vede che sono tanti soggetti completamente diversi, no? Beh, proprio quello, le piante sì, sono diverse, e perché ognuno di noi ha l'esigenza di esprimersi in base al proprio vissuto, alle proprie esperienze, e la corteccia, come Giovanni in qualche modo ci ha instradato, ci ha insegnato, è proprio l'elemento filtro, no? tra l'albero e l'ambiente circostante, come la nostra pelle, poi non lo so, magari lui lo saprà spiegare sicuramente meglio di me. Vuoi dirci qualcosa in più in merito? Ma insomma, questa idea delle cortecce, prima di tutto viviamo a Roma, dove a Roma ci sono in città 1 milione di alberi. 1 milione di alberi. E quindi l'albero, come dire, è una realtà che è sempre presente girando per Roma. E vorrei dire che a me ha sempre colpito, anche perché nella mia idea la natura è la sorgente di tutto il bello. Bella, tutto il bello è in natura. E natura ha anche un'altra caratteristica, che è alla nostra apparenza ordine e caos. In natura tutto appare, ci appare come ordine e come caos. Poi il caos è solo perché noi non riusciamo a captare la realtà intima di quella parte di natura. Ma se andiamo a scandagliare quella parte di natura, il caos diventa ordine. E questa è una cosa affascinante. Che è una cosa affascinante, perché la ricerca in natura praticamente è una ricerca che ha un campo infinito di applicazioni ed è senza fine, è inesauribile come sorgente di spunti di realizzazione. E anche perché poi, diciamo la verità, dobbiamo ripeterlo per quelli che forse sono un po' distratti, ma l'uomo appartiene alla natura. Noi siamo parte della natura. Assolutamente. Molto bella la concettualità che è proprio stata colta. Sì. Esatto. Queste opere, se posso, amore di scusa. No. Quello che è bello è che, come in uno specchio, noi ci siamo messi di fronte alla propria opera, è un modo da manifestare quello che noi sentiamo. Infatti, come la dottoressa qui ci insegna, lo specchio ha tutte le sfaccettature e noi dobbiamo cogliere queste sfaccettature. Dopo, un'altra cosa interessante è che noi siamo questo gruppo e lavoriamo insieme, e teniamo sempre in mente un proverbio del Kenya che dice: chi vuol vincere corre da solo, chi invece vuole arrivare alla meta cammina insieme agli altri. E noi questo abbiamo sempre cercato di fare. Complimenti, perché sì, da queste opere emerge il fatto che ognuno di noi si è fatto corteccia, no? Ha scelto la sua corteccia e la raffigurazione, che poi è stata smaterializzata di fatto, perché no, si va verso l'astratto, cioè si toglie, no, quello che può essere un figurativo spinto, diciamo.
e lascia spazio a chi guarda, come è appunto l'arte, no? Di intravedere altri percorsi, altre tematiche. Io personalmente sono molto, ho scelto il platano perché il platano ha tutte queste sfaccettature, tutte, per me i platani sono la folla, la massa, sono le persone che si muovono, sono i flussi. Io vedo con questi cambiamenti di tono, di colori, con tutte queste sfaccettature, ho questo approccio nei confronti, no, del guardare o nel sentire quella che io ritengo quella che può essere la mia corteccia in questo momento. Esatto, la sfumatura della tua. In questo momento io sono, no, Silvana è in un altro contesto, Susanna fuori. Io nel contesto delle cortecce ho voluto rappresentare un eucalipto. L'eucalipto è un albero molto particolare perché dal punto di vista cromatico offre tantissimo, la sua corteccia, se la si osserva bene, ha una molteplicità di colori e il suo fogliame argenteo contrasta con questa molteplicità di colori. E comunque io sento appunto come specchio dell'anima questa corteccia proprio, perché mi offre tantissimo e mi regala ogni volta, sia diciamo da un punto di vista naturalistico, sia da un punto di vista più strettamente pittorico, artistico, mi regala questa molteplicità e varietà così vivace e a me piace molto come albero. E io ringrazio sempre molto, ci ho messo sempre tantissimo il gruppo che da tanti anni ha avuto la pazienza di sopportarmi perché non sono una persona facile. E comunque lavorare insieme è senz'altro una gran soddisfazione perché tu rispecchi diciamo la tua volontà e la volontà degli altri. Vuoi fare questa cosa, la vogliono fare anche altre persone, ognuno a modo suo, ognuno con il suo stile, ognuno con la sua arte. Questo è vero. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, no? Che nella realizzazione del mio quadro sulle cortecce, istintivamente io ho rievocato la mia origine, perché io sono nato a Genova, sono cresciuto in Liguria e la Liguria ha come albero identificativo il pino marittimo, che è sempre associato al mare. Ci sono esempi bellissimi in Liguria di pini marittimi che si specchiano nel mare e per questo quando ho fatto la mia corteccia ho scelto dei colori marini, l'azzurro, il rosso. È molto bello sentire poi, no, dal vivo, no, da dove nasce poi è la scelta dell'albero, un po' come scegliere attraverso, scegliere un elemento, in questo caso l'albero, dove proiettare poi, no, la propria anima, certo, e quindi certo. C'è proprio un vissuto dietro anche al dettaglio che all'apparenza è più insignificante, invece è proprio spesso nel dettaglio contenuto essenziale. Io prima di leggervi tra l'altro la critica e poi vorrei ascoltare eventualmente anche la vostra controcritica, mi piaceva dedicarvi una frase di Ari De Luca, pensando, leggendo, scrive: amo gli alberi, sono come noi, radici per terra e testa verso il cielo. Questa dimensione un po' onirica, sognante, mi era capitata proprio per caso e tenevo molto ad accostarla a queste opere. E io scrivo: alberi frammentati, destrutturati, in cui vivaci cromatismi si intrecciano tra loro generando una composizione in cui pulsa tutta l'energia vitale di Ars Picta. Alberi in cui il profumo cubista sembra fondersi con il neoplasticismo tipico delle composizioni di Mondrian. Semplificati, ridotti alla loro essenza, alla loro anima, che contiene in sé un arcobaleno di colori vibranti. Alberi che si costituiscono attraverso giochi di linee e forme, andando così a trascendere il loro aspetto reale, conducendo l'osservatore
verso una dimensione che profuma di sogno. Due opere unite dal medesimo titolo che potrebbero persino, mi sono permessa di dirlo, connotarsi come il manifesto della poetica di Aspitta, secondo cui l'essere esiste nel suo farsi infinito, nel suo divenire collettivo, nella sua frammentazione e ricomposizione. Opere che richiedono di essere osservate da più punti di vista e solo accettando di entrare in questo labirinto di linee, lo sguardo coglie l'anima della composizione, un'anima che respira, proprio come questi alberi che sprigionano il loro spirito, dando vita insieme ad un suono ancestrale. Sembra di sentire il soffio della vita. Nel respiro di questi alberi si risvela tutta l'anima di Aspitta. Grazie a voi. Davvero che insomma che ci possano essere altre opportunità e un cammino ancora ricco di arte. Intanto un grande in bocca al lupo per i vostri futuri progetti. Grazie a voi. E noi speriamo che tu ti segui sempre. A quello è poco ma sicuro, assolutamente. E sempre con vestiti così. Un po' artistici. Assolutamente sì. Diamo colore anziché un po' un quadro. Chiara Mannelli, intanto grazie davvero perché tu hai rinnovato proprio la fiducia, ecco, presentando due opere splendide. Tra l'altro vorrei ricordare che con Chiara, insomma, c'è un bellissimo rapporto anche di stima e di amicizia anche artistica. Lei è l'artista delle donne, di una figura angelicata, infatti ricordo con molto piacere anche tra l'altro le due splendide opere che hai presentato poi nella scorsa mostra Stars, che appunto facevano proprio parte anche di una collezione proprio dedicata, no, al mondo femminile, che poi tra l'altro è la tua arte, un'arte che è intrisa di femminilità, di emozione, che poi trasporta un po' anche l'osservatore in una dimensione quasi onirica, fatta di sogno, e penso che è dall'emozione che nasca la tua arte, dell'emozione, ciò che tu vuoi donare poi all'osservatore, no? Vorrei che dicessi tu qualcosa in merito alla tua arte, so che hai all'attivo e sei attivissima, ecco, con mostre, esposizioni, infatti la sua arte, si può dire, sta facendo veramente il giro del mondo, e questo quindi i miei complimenti ed è un onore poter commentare con le tue opere poi. Grazie mille Chiara, sono io a ringraziare te e esprimerti tutta la fiducia e l'amicizia artistica che hai sottolineato tu stessa. È un vero piacere per me poter esporre nuovamente in questo filo continuo, insomma, che prende le mosse dalla precedente mostra e che per me ha un grandissimo significato. E le mie opere sono delle donne, ha ricordato, fanno parte di una capsule collection, donne che sognano l'arte. Io le chiamo anime, sono numerate, queste sono la 2 e la 9 e sono delle figure molto emblematiche. Questa capsule collection è dedicata alla forza e alla potenza della figura femminile, è un modo per ricordare a tutti che le donne svolgono un ruolo veramente importante nella società e hanno il diritto e la bellezza di poter esprimere questo loro ruolo nell'ambito di tutte le forme d'arte. Per me è la pittura, ma ovviamente insomma questa è una trasversalità che per tutti gli aspetti, insomma, credo dovrebbe essere presa in considerazione. Assolutamente, infatti la scorsa volta poi ricordo con molto piacere anche il mio essermi cimentata poi, no, nella costruzione di una recensione critica, ecco, in merito alle due opere dove ho citato, trasformando, meglio declinando al femminile Pirandello, no? Una nessuna 100.000, perché poi dentro le anime, sì, cui giustamente tu parli, ci sono tante anime, no? Per utilizzare un gioco di parola, dove poi ciascuna di noi, anche ciascuno di noi, oserei dire, perché parlano
alle donne, delle donne, ma parlano in realtà poi al genere umano, perché la tua arte è caratterizzata da appunto la rappresentazione di una bellezza che trascende quella bellezza fisica e quella dell'anima, no? E spesso le tue donne sono delicate, altre volte sono più audaci, no? E quindi sono proprio le varie sfaccettature, no? E quindi sono molto felice anche di poter parlare della tua arte, perché secondo me è proprio anche la metafora, no? Del mettersi di fronte allo specchio, quante anime vedi, ecco, e tu attraverso appunto poi questa collezione rendi molto bene questo messaggio. Io, per ovviamente rinnovare la citazione, questa volta non ho scelto Pirandello, ma scrivo a introduzione della critica: la bellezza è uno slancio d'amore della vita verso l'anima, dice Appelleri. Nell'arte di Mambelli, in ogni sua opera, anche nel più piccolo e minuzioso dettaglio o elemento decorativo, nella pennellata più fugace o nelle campiture di più ampio respiro, è racchiusa tutta la bellezza della sua anima. Si percepisce, è palpabile, sembra di poterla toccare, un'anima in cui albergano emozioni, in cui alla delicata fragilità, declinata in chiave metaforica dai fiori rossi di Anima 2, si oppone una potente audacia che sembra traboccare dagli occhi della donna raffigurata. Alla fermezza di questa figura si oppone la dolcezza che caratterizza la creatura angelicata, protagonista dell'opera Frammenti Anima 9. Uno specchio frammentato incornicia la figura. Dallo specchio prendono vita infiniti riflessi. Dentro i frammenti si possono scorgere infiniti sguardi. Ogni frammento contiene infinite anime. Un gioco di parole che traduce un gioco di sguardi. La bellezza dell'arte di Mambelli sta nel suo potere di comunicare emozioni, nel potere di parlare a tutte le anime del mondo attraverso gli occhi di donne che parlano al cuore. Ti ringrazio davvero, è un grande onore e mi ha commosso, oltre la bravura, insomma, che tu esprimi nello sguardo, insomma, le critiche, è veramente molto 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 toccante il fatto che tu abbia colto quello che io cercavo di rappresentare attraverso queste due figure femminili che ho scelto proprio per questa specifica mostra. Il tema dello specchio addirittura è in Anima 9 uno dei temi diciamo più caldi, quindi il fatto che ci siano tutti quei frammenti di specchio moltiplica questa figura femminile che ha questo sguardo sfidante e anche pieno di significati che colui che guarda l'opera poi può individuare e può, diciamo, riempire, diciamo, di mille profilature diverse. Ma anche i fiori rossi di Anima numero 2 stanno proprio a rappresentare una chiave molto potente di sentimento che può essere mista a tantissimi momenti di declinazione diversi, quindi dalla passione al dolore alla gioia, e c'è sempre uno sguardo enigmatico di una figura femminile che ha molto da raccontare. Quindi grazie ancora, è stato un onore. Grazie, e sono davvero felice, spero di poter continuare a collaborare con te in ogni forma. Assolutamente, sarà un piano di dialogo. Grazie davvero, grazie. Paola Ceci, intanto grazie davvero, grazie di cuore. Sono molto felice in realtà di parlare della tua arte, perché molto spesso ci si focalizza molto, soprattutto nelle mostre, nelle esposizioni collettive, sulla pittura, raramente sulla scultura. Fotografia e arte digitale molto spesso è esatto, penso sia anche un po' un problema anche in Italia, credo che sia poco valorizzata, no, come forma d'arte. Tu invece hai fatto della macchina fotografica la tua compagna di vita. Con Paola ho trascorso dei bellissimi momenti anche di riflessione artistica, ma anche filosofica, molto profondi. Credimi che dopo ogni nostro incontro sono sempre uscita arricchita, perché mi hai sempre raccontato, magari anche inconsapevolmente, ma attraverso esperienze della tua vita, del tuo vissuto, qualcosa che è stato per me poi fonte e valore di insegnamento, no?
Infatti poi prima di leggere la critica di queste due opere che sono Scissione cromatica e Gioco notturno, vorrei leggere una citazione che poi è tua, che ho estrapolato durante uno dei nostri incontri, no? L'ho un po' modificata, ma tu parli molto dell'importanza della luce, sì, e soprattutto della fotografia, che ti permette poi di cambiare punti di vista. Sì. Meglio, questo è proprio quello a cui tu poi ti approcci nella fotografia astratta, ovviamente, a cui poi si legano le tue elucubrazioni digitali, se vogliamo definirle così, no? È molto eclettica anche la tua produzione. Anche queste due opere a me sono molto piaciute anche per contrasto simbolico cromatico. Abbiamo un nero e dall'altra parte un'esplosione di energia, in cui però nel nero ci sono colori che riprendono nella seconda opera, quindi mi sono veramente proprio piaciute. Poi ti leggerò insomma la critica. Vorrei prima lasciare a te un po', no, la parola. So che tu ami di più esprimerti con l'arte, però è vero, anche a parole, lo so che regali emozioni, perché come dice lei, per me è più facile raccontarmi con le immagini piuttosto che mostrarmi. Di solito il fotografo si mette sempre dietro e fotografa. Ultimamente ci sto anche imparando a mostrarmi, quindi a farmi vedere, nel senso io ci sono, io che cosa sto facendo e soprattutto cosa voglio comunicare. Io vorrei comunicare attraverso le immagini innanzitutto la luce che è un simbolo anche della fotografia, la scrittura della luce, qualcosa che sia come una specie di spada che toglie un po' le tenebre che ci sono attorno a noi. È un, come dice lei, l'arte è filosofia, parla di noi, parla dell'anima e soprattutto racconta la nostra anima. E la mia anima è un'anima che cerca la pace, cerca la serenità, cerca l'amore. E lo cerco attraverso anche i colori che sono fuori, i colori che sono dentro di noi. Quindi anche il nero che ti raccoglie tutti è un'esplosione di colori. Soprattutto sto usando molto l'astratto anche in fotografia, perché è la ricerca di ciò che non si vede, ciò che sembra invisibile e invece è oggettivamente visibile. C'è una trasformazione della realtà. E sicuramente sono anche una fotografa che sogna e che ama raccontare i suoi sogni, sicuramente. E il messaggio che cerco di dare, di comunicare, è che l'arte ti insegna ad essere te stessa, almeno per me, ad avere il coraggio di credere in quello che faccio e a comunicare soprattutto le emozioni, che poi sono le mie ma sono di tutti. Sì. E le doni, assolutamente, arriva tutto. Infatti, tu dici, meglio, in un nostro incontro, io mi sono appuntata alcune frasi. La fotografia è luce. Come nella vita, nella fotografia bisogna cambiare prospettiva, guardare le cose da altri punti di vista, alto basso, basso alto. Ricordo quando ci trovavamo che avevi già in una scena quotidiana immaginato una fotografia che partiva dal reale, ma l'avevi già nella tua mente resa astratta. E questo è stato bellissimo poi, no? Poter assistere quasi in diretta alla creazione di un progetto. Esatto. Io nella mia arte ci metto tutto il mio sentire. È un'arte impregnata di vita e di tempo. E il valore del tempo me l'ha insegnato mio padre. E questo mi è rimasto molto, molto impresso. E ci tenevo a citarti. Prima di... Ti ringrazio anche perché è lui che mi ha insegnato la fotografia e quindi lo porto sempre con me. Tutto il suo insegnamento, anche l'insegnamento di vita e di fotografia. Ed è molto bello questo. Io scrivo in merito alle tue opere. Paola Ceci, un'artista che ha fatto della luce la chiave della sua produzione artistica. Un'arte, quella di Ceci, che trascende il tempo, proiettandoci con le sue opere sempre in un altrove, dal profumo di enigmatico surrealismo. Un'arte che nasce nel pensiero, si sviluppa attraverso scatti fotografici uniti alle elucubrazioni digitali. Il suo gioco notturno ci proietta all'infanzia, ai giorni passati con le gambe nel cielo a sfiorare le nuvole, seduti su altalene.
una composizione dal carattere minimalista ridotta all'essenziale in quanto a forme e colori, colori che sembrano dispiegarsi invece in una vera e propria festa nell'opera Scissione cromatica. Qui, a toccare il cielo, è arrivata anche l'anima. Colori vivaci, cromatismi potenti che catturano l'osservatore. Scrivo, siamo nel cielo della vita, un cielo fatto di luci, le stesse che vivono nell'anima di Ceci, un artista che silenziosamente, seduta sulla sua altalena di ricordi, crea la luce sprigionando luce. Ragazzi, no. No, ci mancherebbe. Spero di aver quantomeno reso onore a queste due opere che mi hanno molto colpita. Poi a me piace anche un po' sfidarmi nel trovare un collante, mai forzandolo. Però c'è sempre una narrazione tra le opere, anche tra quelle che apparentemente sembrano più lontane. Mi piace poi andare a trovare quel filo conduttore. Qui ci ho trovato questo. Non ci sono parole per Chiara, perché veramente entra anche nell'anima delle persone e degli artisti, e quindi tutto questo poi torna proprio come un onda di noi. Sono felice di averti, insomma, c'è anche in queste parole cerco di mettere un po' della mia anima. Quindi grazie a te, davvero. Grazie, grazie a voi. Grazie. Donato Nitti, intanto grazie anche a te davvero per aver accolto questa mostra, aver sposato anche questa iniziativa. Sono davvero onorata per la levatura di artista che sei e anche, insomma, ci siamo confrontati in questo tempo, in questo periodo abbiamo condiviso tanto. Ti ho scoperto anche nella tua veste di poeta e di filosofo, perché così ti si può anche definire, oltre che di artista. Sei un grande appassionato anche di filosofia, quindi per me è sempre bello, no? Fare questi scambi e comunicare in questi termini, anche perché la maggior parte delle mie mostre, quelle che ho fatto e quelle che farò, verteranno sempre su una fusione tra arte e filosofia, quindi poi trovare un collante comunicativo è molto molto interessante. Infatti non mi vorrei dilungare troppo, perché vorrei lasciare poi a te la parola, che sei sicuramente un abile oratore, meglio di me, fiorentino, con ovviamente un avvocato, ma artista, noi qua ti presentiamo in tale veste, un PhD in diritto privato comparato e sei anche console onorario dei Paesi Bassi. E quindi insomma è un grande onore anche sotto questa veste averti qui. Hai insegnato anche in Cina, a Shanghai, mi dicevi, e dal versante artistico, che poi lascerò a te la parola, premi e riconoscimenti importanti e opere che hanno un po' viaggiato non solo in Italia ma hanno toccato anche le capitali europee e progetti in attivo molto interessanti. Infatti un artista che adesso sei proprio nel pieno eclettismo, che dall'acquerello alla pittura, noi oggi proponiamo tre opere di cui una l'abbiamo dietro ma accoglie i passanti in vetrina, ma stai spaziando molto anche con la fotografia e l'arte digitale. E mi piace molto anche la strutturazione del lavoro di Donato in merito al versante artistico. Lavora spesso appunto su collezioni, no? E quindi dare una tematica ad una produzione dentro cui si inserisce. In questo caso abbiamo opere dove la dimensione onirica, il sogno, va ad abbracciarle, ma abbiamo anche, a me molto care, le città invisibili come omaggio di Calvino e poi la tua arte digitale che sta prendendo il volo. Non mi vorrei dilungare, vorrei lasciare a te un po' la parola di esprimerti come credi, ecco, in merito. Io ti ringrazio per l'invito e per la partecipazione, per me è un onore essere qui, essere qui con te, perché abbiamo una feeling sulla filosofia, abbiamo un feeling sull'arte, un feeling sulla poesia, e quindi per me è particolarmente importante e interessante. In realtà i progetti sono ciò che c'è di più interessante nella vita, il futuro, quindi guardiamo al passato per imparare, guardiamo anche al nostro passato per imparare, guardiamo al passato dell'arte per imparare, però dobbiamo sperimentare, dobbiamo fare sempre qualcosa di nuovo. E quindi il viaggio e il sogno sono ciò che ci lega al futuro. Il viaggio perché ci consente di spaziare con la mente e con il corpo e conoscere nuove culture, e il sogno perché ci consente di immaginare. Ecco, in questo momento sono i due dei tre
filoni sui quali sto lavorando, soprattutto in arte digitale. Oggi espongo tre opere di pittura classica, tradizionale, che però cercano di essere innovative proprio perché parlano di sogni. Un'opera si chiama La Sognatrice, l'ho qui dietro a me, l'altra è un sogno, la rappresentazione di un sogno è qui sopra Chiara, e la terza, quella che preferisco, invece è In Vetrina, di Sogni per Tutti, si intitola. Credo che sia l'opera alla quale sono più affezionato, secondo il mio gusto la migliore di quelle che ho realizzato, non lo so poi che cosa diranno gli spettatori e le persone che verranno alla mostra, ma senz'altro è quella che mi ha dato più soddisfazione. Credimi, è piaciuta molto, anche a me non è stata casuale anche la collocazione in quello spazio, perché è un'opera, penso, siano tutte e tre molto complesse, di complessa lettura. Quella ha una chiave ancora più particolare, quindi è quell'opera che tu la guardi ma non puoi che continuare a guardarla per scoprire sempre qualcosa in più. E io lì ci vedo arte, per me la chiave è un'opera e arte proprio quando ti costringe a fare quello, a non fermarti alla superficie ma andare oltre, porre lo sguardo verso l'ineffabile, l'aldilà. Solo così cogli una parte dell'anima dell'artista, e quindi anche a me piace molto quell'opera, è molto interessante. Sono d'accordo con te, ed è quello che mi ha portato a passare dalla fotografia in bianco e nero, che è stato l'inizio, sono tantissimi anni che fotografo, ma insomma, diciamo, quando ho cominciato a pubblicare le mie fotografie ero sul bianco e nero. Adesso il passaggio dalla fotografia all'arte digitale, che poi di fatto è una fotografia fortemente rielaborata e mescolata a volte invece con elementi che non sono fotografici, ma che sono appunto dei collage con delle opere di pittura, in questa arte digitale cerco una fortissima rielaborazione, proprio per creare delle opere, dei risultati che ti obbligano a guardare in profondità. E mentre guardi in profondità l'opera, guardi in profondità dentro te stesso, perché l'opera d'arte è questo, ti obbliga a riflettere su te stesso guardando il mondo esterno. Non potevi esprimere meglio proprio questo messaggio, cioè che poi riassunto in pochi termini l'estetica, sostanzialmente ciò di cui si occupa poi la filosofia dell'arte, è proprio questo, e quindi è molto bello, come dicevo all'inizio, questo scambio, no? Perché quando si è sulla stessa lunghezza d'onda dal punto di vista della riflessione, della comunicazione, è proprio gratificante, stimolante, è un imparare anche per me, ovviamente. Io ti vorrei leggere la critica e poi lasciare ovviamente anche il tempo a te per criticare. La critica verte in realtà su due opere, perché in merito alla terza, che è La Sognatrice, ho dedicato un piccolo aforisma che scoprirai poi nella lettura dell'opuscolo, del catalogo che ti darò. Quindi mi concentro principalmente su Di Sogni Perduti e Dream of a White Tree. Scrivo: l'eclettico Nitti, con le sue opere Di Sogni Perduti e Dream of a White Tree, ci proietta in una dimensione dal sapore onirico e surreale, attraverso uno stile caratterizzato da cromatismi vibranti, pennellate di colori a tratti antitetici che si inseguono fino a fondersi nella delicatezza delle loro sfumature. Nitti con la sua arte trascende il reale, raffigurando in una chiave dal profumo informale il sonno innocente, la morte della vita, per citare il Macbeth di Shakespeare. Due opere in cui l'anima dell'artista si rivela mediante la lente del sogno, un sogno visto come sublimazione del vissuto quotidiano, rivelatore dell'anima e dell'essenza dell'uomo. L'arte assurge per Nitti ad una funzione catartica, di liberazione dalle passioni, dalle emozioni, dai moti dell'anima. Un'arte che mira alla raffigurazione dell'invisibile, dell'ineffabile, di ciò che non vogliamo vedere, ma di cui l'essenza abita la nostra interiorità. Le opere di Nitti riflettono tutta la sua anima, la loro armonia compositiva sembra dispiegarsi in un canto atavico, inducendo l'osservatore a porsi in ascolto, per percepire tutta la loro tensione emotiva e sensoriale. Che dire, una bellissima critica. Di Sogni Perduti è fotografata perfettamente, è stato quasi un momento catartico, è stata
dipinta in una sorta di trance, tanto che molte delle figure che, sono, che si possono vedere in, nell'opera sono frutto di pennellate casuali. E quindi abbiamo un'opera veramente particolare. Ripeto, è l'opera alla quale sono più affezionato, perché probabilmente è qualcosa di irripetibile nel modo in cui è, per il modo in cui è stata fatta. Le altre sono state pensate, come la maggior parte delle opere di tutti i autori. Ecco, questa è stata sognata, questa è un'opera che è stata sognata, quindi è per me un'opera alla quale tengo tantissimo. Quindi grazie. Ma ci mancherebbe. Grazie, grazie a te. Se vuoi dirci ancora qualcosa in merito... Non potrei chiudere, preferisco chiudere così perché chi segue il video, chi sente, chi ascolta il video possa rimanere con le tue parole. Onorata, grazie. Davvero, grazie a te, grazie, grazie. Okay. Sabrina Rossi, intanto grazie anche a te per essere qui oggi con queste due splendide opere che veramente sono allestite dietro di noi, quelle che amo definire un po' i paesaggi dell'anima, no? Le tue opere sono sempre, nascono sempre da una grande emozione, alla base c'è sempre l'amore come contorno, come sottofondo. Ho parlato con altri artisti anche in merito a questo, ma non posso che dire lo stesso anche in merito alla tua arte. Tu nasci a Roma, sull'isola Tiberina, in realtà poi hai conseguito studi artistici a livello di grafico pubblicitario, la mamma pittrice, quindi possiamo definirti una figlia d'arte, dai. E il padre anche, perché è amante dell'arte, quindi insomma vivi in un contesto molto stimolante anche dal punto di vista artistico. Sperimenti in una fase iniziale, poi c'è stato un piccolo blocco, un po' come il blocco dello scrittore, anche il blocco del pittore, ma questo sblocco poi arriva anche, abbiamo qui, anche se dietro le quinte, il motivo che ti ha fatta riprendere un po', no? Il pennello in mano, che è il tuo bimbo, ormai grande adesso, che sta crescendo, ecco. E l'amore è per l'olio su tela, quello è stato proprio un amore a prima vista e da quel momento infatti hai deciso principalmente di focalizzarti poi attorno, diciamo, a questa tecnica. Tra l'altro, oltre alle due opere che abbiamo, Emozioni sulla neve e Riflessi di energia, io ho il piacere anche di conoscere in parte anche la tua produzione artistica un pochino più ampia e insomma ti diletti anche con altri soggetti da un realismo veramente magistrale per come realizzi, ricordo ancora i cavalli, comunque i soggetti anche spesso animali o comunque appartenenti alla natura, quindi tecnicamente non mi sento proprio di dire nulla se non un grande complimenti, perché c'è veramente tanto studio, tanta tecnica, tant'è che proprio mentre allestivo, piccolo fun fact, queste opere c'è chi è entrato perché da lontano pensava fossero quasi, per quanto minuziosi tutti i dettagli, quasi delle stampe o di un'arte digitale, per quanto precisa. E quindi ci tenevo poi a dirlo in diretta durante questo video, perché penso sia un bel complimento che nasce poi dal pubblico, ecco. Io ti leggerei la mia critica, so che tu ami più che altro comunicare attraverso l'arte, non tanto con le parole, quindi io spero di fare al meglio, quantomeno le tue veci. Ti leggo la mia critica, poi comunque sappi che una controcritica la accetto e volentieri. Paesaggi dell'anima, scrivo. Le opere di Rosi, con i loro delicati cromatismi che si intrecciano nelle più svariate sfumature, sembrano sprigionare i suoni di un Eden che abita la sua interiorità, colma di emozioni. L'arte di Rosi profuma di sogni e tenerezza che prendono vita nella raffigurazione della natura. Una strada innevata, illuminata dalla luce di un sole che sprigiona dai suoi raggi energia e vitalità. Un'opera essenziale in quanto a composizione, in cui sembra disvelarsi il sapore di una nostalgica malinconia. L'osservatore è catturato a tal punto da immergersi fino alla fusione completa con il paesaggio, dal quale risuona un canto ancestrale. Alberi imponenti si stagliano ai lati della strada, metafora di una vita pronta a tingersi dei colori del mondo.
gli stessi che abitano l'opera riflessi di energia, antitetica rispetto alla precedente, in quanto al soggetto raffigurato, alla fredda neve, si oppone l'energia delle onde del mare, un'energia che coinvolge i sensi dell'osservatore a tal punto da trascinarlo nei suoi abissi. Due opere unite dalla delicatezza dei cromatismi e dalle loro molteplici sfumature, le stesse che abitano l'anima di Rosi, un'anima piena di emozioni, colori, bellezza e amore, un'anima di cui l'artista ci fa dono attraverso la sua arte. Spero di aver reso onore quantomeno a... Grazie a te, veramente onorata, e sono sicura che, insomma, aspettiamo gli occhi del pubblico, che questo già prima, anteprima, scusate il gioco di parole, è stata molto apprezzata già, quindi sarà un bel riscontro da portare, quindi grazie di cuore. Grazie. Valentina Saracino, grazie davvero, perché per me è proprio un grande piacere averti qui con una splendida scultura di cui poi non vedo l'ora appunto di parlarne e di farti parlare in merito. È bello il rapporto di stima e di amicizia, anche di fiducia che si è creato poi, no? Nel corso di questi mesi, e quindi è un po' come conversare quasi con un'amica, davvero, credimi, e sono molto onorata di averti qui accanto, anche perché sei, possiamo definirti, una figlia d'arte, oltre che una grande artista eclettica, perché poi la tua mamma è ceramista e scultrice, sì. Quindi tu praticamente hai vissuto nel bello, no? Nella bellezza, sì. Tra l'altro poi anche la tua strada ha abbracciato poi l'arte, tant'è che appunto l'insegnamento adesso è un po' alla base del tuo lavoro e della tua vita. E quindi è giusto un'introduzione molto, passami il termine, scheletrica, perché vorrei che fossi tu a parlare, perché sei una persona, so che sei molto emotiva, però veramente hai tanto da raccontare, quindi vorrei davvero lasciarti la parola, ci tengo molto a questo. Ti ringrazio infinitamente di aver avuto questa opportunità di esporre a Melina Gallery di Roma, e ci tenevo veramente tantissimo. Io sono un'insegnante e da sempre un artista nel cuore e nell'animo, e sono figlia d'arte perché mia madre è ceramista, scultrice, anche mio nonno era uno scultore, per hobby ovviamente, e mio padre riproduceva delle copie di grandi autori come Van Gogh, Gauguin, insomma sono cresciuta proprio nell'arte. E mi piace anche molto la moda e vabbè, insomma ho un percorso molto intenso, decisamente sin da piccola. Dicevo a mia mamma, io voglio fare la scuola dove si disegna, non voglio fare un'altra scuola, e mia madre, eccone un'altra. Allora, oggi presento quest'opera che ha a che vedere proprio con il mio animo, con il mio spirito e soprattutto con la mia identità. Prima di tutto c'è una parte azzurra e una parte rossa, che diciamo richiamano il cavallo placido e agitato della Fontana di Trevi, e perché il mio spirito è così. Io sono diciamo apparentemente tranquilla ma molto agitata, agitata nel senso creativo e artistico, e soprattutto ci sono dei simboli sul muso, quindi tra diciamo gli occhi e le narici del cavallo, come potete vedere, e rappresentano delle tintaderas, che sono esattamente i simboli delle isole Canarie, degli antichi Canari, e rappresentano non tanto un'identità nei confronti degli altri, ma in realtà una creazione di una propria identità, e quindi di noi stessi. E questo è molto importante perché diciamo si configura proprio in tutte le caratteristiche insomma, della mostra, effettivamente, quindi dello specchio dell'anima, del riflesso del proprio animo. Assolutamente, infatti quindi non è identità, questo è il senso, identifica la mia identità. Esatto, infatti quando ci siamo confrontate, no, poi sì, sulla scelta anche dell'opera, calzava proprio a pennello, nel senso che c'è sempre tanto da dire in merito alla tua arte, ma quest'opera è proprio emblematica e concettuale, sì, abbraccia proprio tanto di questo. Tanto, sì. Io ti vorrei leggere la critica, ecco, sperando di aver reso onore quantomeno alla tua opera, e poi ovviamente anche un tuo riscontro, ecco, in merito. L'eclettica artista Saracino sceglie l'immagine del cavallo per esprimere i moti interiori della sua anima,
un'anima tenera e delicata, ma al contempo turbolenta e potente. Un'antitesi manifesta in quest'opera dalla doppia colorazione della testa di questo cavallo, la spiritualità dell'azzurro-blu in opposizione all'audacia del rosso. Un cavallo che, come afferma Saracino, rievoca quelli che caratterizzano la maestosa Fontana di Trevi, un animale che quindi viene altresì metafora della propria esistenza. Il tema del doppio è qui espresso da Saracino mediante la materializzazione di un'anima tesa verso il raggiungimento di un equilibrio. Ad equilibrare l'opera, come dicevi, ad unire i colori ci pensano alcuni simboli, elementi geometrici che potrebbero configurarsi come metafora dell'identità dell'artista, un ego che l'artista rintraccia nel Pintaneras, come dicevamo. Saracino, di fronte allo specchio della sua arte, scruta, osserva, raccoglie tutti i riflessi della sua anima, cogliendo e rappresentando tutte le antitesi e le contraddizioni. Complimenti, mi rappresenta completamente, hai colto in pieno come sempre. A te che mi hai guidata ovviamente nella scoperta, no? di tanti piani di lettura nascosti dietro quest'opera, sì. È quello che va oltre, a prescindere poi dalla raffigurazione di questa lampada scultura, no? Sì. Però c'è proprio un mondo che illumina il cammino proprio. Esatto. È tanta roba. Esatto. Sono veramente felice e onorata e grazie davvero. Non è tutto mio, grazie mille. Grazie. Luisa Ciampi, intanto grazie davvero di cuore per essere qui con questa bellissima opera che in un certo senso considero, questo l'ho detto anche a Federica Castoldi, ecco, di cui ho avuto modo, no, di intervistarla questa mattina, per quanto concerne la tematica della mostra, la considero in parte una metafora, ecco, no? Perché qui abbiamo proprio lo specchio. Seppur questa esposizione non verteva, ovviamente non dava l'obbligo all'artista di rappresentare lo specchio, ma anche rappresentarlo in chiave più metaforica, qui è proprio evidente, lo specchio infranto. Sono molto felice di poter parlare di questa opera perché è un'opera molto complessa. Non ti nego che mi hai sfidata con quest'opera nella stesura poi del testo critico e spero di aver reso onore, ecco, a quest'opera. Con Luisa abbiamo insomma un trascorso fatto di condivisione artistica e anche di amicizia, quindi non può che essere un piacere essere qui con te oggi. Romana trascorre parecchio tempo anche in Toscana, dove cerchi di evadere ancora oggi, no? Nella pace e nella tranquillità. L'arte in realtà è sempre stata un po' la colonna sonora della tua vita e poi l'hai ripresa in un secondo momento, poi in età più matura, anche per il tempo, gli impegni, insomma, e tanto altro. E la tua è un'arte che parla alle donne, delle donne, concedimelo, è proprio un'arte declinata al femminile, ma una donna che non è mai la stessa. Ed è per questo che mi piaceva anche, e sono onorata di averti qui, perché penso che le tue donne abbiano sempre mille sfumature all'interno e siamo noi, no? Con la nostra anima che è fatta da infinite sfumature. E quindi ogni opera ti parla e questa in particolar modo dice tanto, comunica veramente tanto. La tua arte tra l'altro ha viaggiato notevolmente, sta viaggiando, ha in attivo diverse partecipazioni sia passate che presenti che future, quindi un augurio e un in bocca al lupo anche per questo cammino che mi auguro di poter condividere ancora con te insieme. Io ti vorrei, so che non ami molto parlare, però vorrei lasciare a te la libertà di dire ciò che credi, ciò che senti, dopodiché io ti leggerò la critica e tu criticherai la mia critica su questa opera di ritratto. Ma diciamo, segna un po' una fine, tu sai che non faccio una opera di se stessa, ma c'è sempre un proseguimento anche mentale. Con Pedro Infranto, diciamo, termina quella parte di illusioni che la donna può avere. E quindi, diciamo, mettiamo fine. Pedro Infranto, il ritratto può avere due significati. Io non amo, per così, vedermi allo specchio, perché non voglio vedere la mia realtà o la realtà come realmente è, di conseguenza Infranto, ripeto, con lo specchio. Oppure ricade, diciamo, questo velo, no, che un po' tutti abbiamo per lungo tempo sugli occhi,
infrango questo specchio perché improvvisamente rimango meravigliata, impaurita, la realtà che mi circonda mi appare. Questo è il vero significato di quest'opera. Adesso ti leggo quello che ho percepito e poi mi dirai, sì, perché è molto molto bello quello che hai detto, anche perché si evince che quest'opera sia, oltre che di complessa lettura, anche di possibile lettura su vari livelli. Effettivamente poi, io dico sempre, un'opera presenta un'anima che è quella dell'artista, ma poi è fatta anche da ciò di cui ciascuno vede, no? E io scrivo una donna, uno specchio infranto, una moltitudine di riflessi, lo specchio, lo strumento per antonomasia di cui ci serviamo per indagare e scoprire il nostro io, la nostra interiorità, il nostro essere. Esso si configura come il mezzo in grado di restituirci il riflesso della nostra immagine, sollevando non pochi interrogativi ontologici. Chi sono io? Un interrogativo che sembra albergare altresì nella mente dell'artista, un interrogativo da cui vede la genesi l'opera di Ciampi, caratterizzata da cromatismi freddi e delicate pennellate che alternano alle tonalità dei grigi la preziosità dell'oro. Il volto di una donna dallo sguardo penetrante emerge dallo specchio. I suoi occhi catturano l'osservatore, quasi a volerlo trasportare al di là di quello specchio infranto. In quest'opera Ciampi rappresenta la fragilità di una donna, una fragilità potente per esprimere un'immagine ossimorica, potente e forte a tal punto da riuscire a rompere lo specchio nel tentativo di ricercare le diverse sfumature di se stessa che si riflettono dagli innumerevoli pezzi di quello strumento infranto. Ciampi, con la delicatezza e la raffinatezza tecnica che contraddistingue la sua arte, riesce a comunicare i sentimenti e le emozioni che vivono nella profondità della sua anima. Un'anima dove tenerezza, malinconia, amore, tristezza, dolcezza, fragilità e forza si stringono per mano come in un giro tondo. Nello sguardo di questa donna c'è tutta l'anima di Ciampi, ma nello sguardo di questa donna si riflette anche l'anima di ciascun osservatore. Uno sguardo che ci invita alla conoscenza di noi stessi, a rompere le barriere con il mondo per ritrovare il nostro essere. Una donna fragilmente potente. Il grigio dell'esistenza si fa oro dinanzi alla scoperta del sé. Grazie a te, perché è molto emozionante quest'opera, ci sei tu in tutta la tua anima. Grazie a te. Giordana Verzini, con la tua splendida opera Chiudi gli occhi e resta in ascolto. Grazie davvero anche a te per essere qui in questa mostra qui. Tengo veramente tanto tanto e poter esporre la tua arte è veramente un onore, come lo dico poi veramente agli artisti che mi hanno dato fiducia. Anche con te si è creato un bellissimo rapporto anche di stima, di amicizia, di condivisione e tra l'altro tu hai all'attivo dei progetti splendidi di cui poi ci dirai qualcosa, qualche piccola anteprima. Molto attiva, ovviamente la tua arte sta viaggiando notevolmente, ormai l'Italia è stata praticamente tutta, l'Italia conosce l'arte di Giordana Verzini, dai, non c'è una città che ancora non ti abbia ospitato, pian piano dai, siamo un artista veramente che l'arte è sempre stata un po' la colonna sonora della tua vita e poi si è riaccesa forse in modo anche più forte, più potente in determinati periodi, no? Dove tu, come scrivi anche nella biografia, hai visto il nero della vita, però hai raccolto la luce da quel nero ed è la luce che poi caratterizza tutta la tua arte. Quindi è un'arte a colori, è un'arte fatta di emozioni, è un'arte che nasce dall'amore. Sì, sicuramente, che dall'amore e dall'anima. Dall'anima, sì. Infatti è proprio quello che si evince, non solo osservando quest'opera, ma tendenzialmente poi ho il piacere di conoscere, diciamo, parte della tua produzione artistica, quindi davvero anche questo titolo, Chiudi gli occhi e resta in ascolto, si potrebbe veramente andare ad utilizzare in merito a qualsiasi altra tua opera, perché è quello che ti spinge a fare la tua arte, chiudere gli occhi e ascoltare, guardare con gli occhi dell'anima. No? Sì, è proprio diciamo, è quasi un suggerimento di
entrare proprio in contatto con la propria anima, quindi di distaccarsi da tutto quello che è terreno, che è intorno, però di entrare in un ascolto profondo di se stessi. Quindi è questo, tutta questa luce è proprio la luce dell'anima. Noi siamo qui, secondo me la vita è un mezzo che noi abbiamo, un viaggio dei tanti, secondo la mia visione che ci sarà, e noi qui possiamo scegliere, abbiamo il libero arbitrio, e quindi possiamo scegliere il bene, il male, e quindi se scegliamo nel modo giusto si accresce questa luce. Questo secondo me è proprio lo scopo di questa nostra presenza. E questa è proprio la luce dell'anima, la nostra energia, l'Italia. Che emerge molto, infatti la tua arte è proprio ricca di questi messaggi positivi. Oltre a, vorrei sottolineare, Giordana permettimelo, la minuziosità anche che sta nella tecnica poi della tua arte, perché non è scontato. Un approccio in questo caso astratto, ma è un astratto tuo, particolare, cioè c'è unicità di fronte alla tua arte. Come ti ho detto più volte, non è necessario vedere la tua firma, perché tu sei in questi piccoli tasselli dove c'è anche la tua anima. Immagino anche i tempi di realizzazione. Sì, beh, sono abbastanza lunghi, poi alcune opere sono veramente ogni pennellata, ogni singola pennellata è lavorata in questo modo. E proprio io vado come a dare, a accendere la luce con questi, vabbè, è difficile probabilmente vederlo da qui, chi avrà modo di vederlo dal vivo se ne accorgerà, questi piccoli puntini sono proprio tra l'accensione dell'energia, come io do luce, do questa energia dell'anima a ogni pennellata. E si percepisce proprio. Io prima di leggere la critica, insomma, mi passava tra le mani una frase di Monet e volevo dedicartela. Dice: tutti discutono la mia arte e affermano di comprenderla, come se fosse necessario comprendere, quando invece basterebbe amare. E ci tenevo molto perché è stata una lettura illuminante, in realtà io mi piace poi anche leggere aforismi, e in questo ho trovato un po' il fulcro di quello che secondo me la tua arte vuole esprimere. Dopo questa bellissima frase cerco di rendere onore con le mie parole. Io invece scrivo: l'arte di Giordana Verzilli ci parla, comunica, cattura lo sguardo dell'osservatore che rimane incantato dall'esplosione dei suoi colori, colori che sprigionano luce, pennellate che si rincorrono, un gioco cromatico fatto di materia e forma. Nell'opera Chiudi gli occhi e resta in ascolto, la convergenza al centro di campiture luminose conferisce equilibrio ed armonia alla composizione, oltre a trasmettere un senso di serenità e pace. La luce abbagliante trasporta lo sguardo verso una realtà lontana, profumata di sogni e amore. È la realtà in cui ha sede il cuore di Giordana, una realtà da cui vede la genesi, la sua intera produzione artistica. Quest'opera è un invito a chiudere gli occhi, quelli del corpo, per aprire quelli dell'anima, ascoltando i suoni del mondo, della vita, della propria interiorità. Un'opera che nasce a seguito di un viaggio introspettivo, come l'intera produzione artistica di Verzilli, un viaggio in cui l'artista si lascia trasportare dalle emozioni, le stesse che trasmette vivacemente con delicate pennellate sulla tela. Giordana dipinge la vita, sembra di vederla, ad occhi chiusi, mentre ascolta il silenzio della sua anima, conferendo ad esso i colori che sprigionano un canto d'amore. Posso ringraziarti, guarda, ci mancherebbe, veramente, perché hai colto perfettamente ringrazio quello che voglio poi trasmettere, quindi il fatto che arrivi secondo me. Ringrazio te, perché non c'è cosa più bella innanzitutto di vivere nella bellezza dei colori, dell'arte, e io dico sempre: un artista ha un dono, no? Ed è molto importante nel momento in cui si decide di trasmettere la sua anima e di donarlo all'altro, è un regalo preziosissimo. Quindi poter scrivere di arte è veramente un grande regalo. Però ci vuole anche molta sensibilità.
Sì, non è una cosa poi scontata questa, perché anche la lettura poi certo, ha bisogno di una profonda sensibilità, perché se no però non è lo stesso, quindi ringrazio. Grazie a te, davvero, grazie. Io. Annalisa Pancini, grazie mille anche a te ovviamente per aver accolto, innanzitutto sposato questa mostra, questa iniziativa, sono davvero felice di poter ospitare, tra l'altro, e di poter parlare per la prima volta di queste due opere inedite che ti hanno un po' dato filo da torcere, ma sono davvero tanto tanto felice, anzi mi hai dato filo da torcere, poi racconteremo anche, sveleremo magari l'arcano che si nasconde dietro una delle due, che sono rispettivamente La pioggia nel pineto, quindi un omaggio ad Annunzio, Non puoi che rendermi felice, nella citazione ovviamente letteraria, e Connessioni neuronali, dove hai scomodato un campo scientifico veramente molto molto vasto. Annalisa Pancini è un'artista che in realtà ha tenuto per parecchio tempo la sua arte nel cassetto. È vero. Ma poi hai capito che l'arte è un dono, no? E quindi hai deciso di porla un po' sotto anche gli occhi del pubblico e degli spettatori. Hai all'attivo diverse partecipazioni, in realtà poi la tua arte ha fatto un po' il giro, no? Come dicevo prima, anche con altri artisti in Italia, insomma, e grandi riconoscimenti e importanti recensioni critiche, per cui tra me è un onore poter dedicare un commento a, a queste opere così nuove, che ho studiato molto per cercare di scrivere qualcosa che potesse rendere onore alla tua arte. Non vorrei parlare troppo perché insomma so che tu comunque ti esprimi molto bene anche a parole, quindi vorrei lasciare a te quello che mi esprimi con lo però vorrei lasciare a te ovviamente la, la, insomma, l'opportunità di parlare in prima persona della tua arte prima di leggerti il mio commento, ecco. La mia arte è molto varia, lo sai benissimo, che io spazio da uno stile all'altro, dal figurativo all'astratto, dipende, vado a periodi, dipende. In questo periodo ho preferito l'astratto perché è un periodo un po' pesante e con l'astratto io mi scarico tanto, cioè do proprio sfogo all'energia che ho dentro, butto tutto sulla tela e quindi sono andata di astratto, però sempre con un collegamento a un riferimento, perché le mie opere, come tu sai bene, hanno tutte una spiegazione, chiaro. Una spiegazione, un lunghissimo testo che arriva sempre correlato alle tue magari opere. Un'opera astratta dove uno non capisce di cosa stiamo parlando, però con una spiegazione razionale legata sempre, ma anche sul figurativo, su qualunque cosa faccio io ho comunque la, la spiegazione che aiuta a interpretare, a leggere, a entrare dentro l'opera. Vogliamo svelare l'arcano. Annalisa si presenta con La pioggia nel pineto. No, ma devi dire, si svela con l'arcano perché sono una pazza, un'artista proprio pazza. No, sono anche una persona pazza. Sì, vuoi raccontarlo tu, dai. No, racconta tu che fai più video. La pioggia nel pineto è l'opera che è questa. Prima non era così. L'oro era molto meno e io avevo visto le anime di D'Annunzio e di Ermione. In realtà ce le vedo ancora ovviamente, però le hai moltiplicate. In realtà poi nonostante tutto, Annalisa si presenta con quest'opera, prima di imballarla decide di aggiungere l'oro. Me lo dice così last minute, ma ti dirò, in realtà ho trovato una concettualità molto forte nel... Poi mi piace insomma cercare di trovare un po', no? Nel, nella moltiplicazione dei riflessi. Molto legato poi al tema della mostra. Perché secondo me non era, io ho aggiunto perché non c'era tutto il concetto che volevo esprimere, che è poi la stessa cosa che dice la lirica di D'Annunzio. Nonostante l'ansia e il colpo, poi l'ho letta anch'io su questo, su questo piano. Ti leggo la critica che è abbastanza lunga, ma poi vorrei sapere da te se ho colto quantomeno. Io scrivo da sempre guidata dalla creatività, l'eclettica Pancini, questa volta sceglie di dar voce al suo animo attraverso la lente dell'astrattismo. Cromatismi che si intrecciano in una composizione dal profumo elegante caratterizzano l'opera La pioggia nel pineto, a cui si contrappongono i freddi colori protagonisti di Connessioni neuronali, rovesciati sulla tela attraverso una libera gestualità. Nonostante l'evidente antitesi compositiva, entrambe le opere sono unite dalla presenza di un elemento, l'oro, a cui Pancini conferisce diverse intensità di matericità. Emblematici e significativi sono i titoli che consentono di indagare più profondamente il significato di questi lavori, i quali sprigionano l'amore di Pancini per la letteratura e la scienza.
L'artista, attraverso la prima opera sopracitata, traduce in pittura il panismo d'Annunziano. Il fondo verde della tela diviene quindi per l'artista la natura in cui si fondono il poeta ed Ermione. Essi trascendono la loro fisicità. Pancini li rappresenta come anime dorate che moltiplicano il loro essere nella fusione con l'ambiente. Di tutt'altra connotazione, connessioni neuronali, linee, segni, macchie di colori che giocano a rincorrersi. Pancini sceglie di rappresentare attraverso l'arte astratta il cervello con le sue terminazioni e connessioni. Opera sicuramente di complessa lettura che può connotarsi come un vero e proprio inno all'arte, al suo potere terapeutico di portare lo spettatore verso il regno dell'altrove, stimolando i suoi sensi, suscitando le sue emozioni. Ed è proprio dalla capacità di guardare oltre la superficie delle cose, attitudine che ci viene donata dai complessi meccanismi cerebrali, che noi, di fronte all'opera La pioggia del Pineto, guardiamo oltre quell'oro, scorgendo in esso il manifestarsi delle anime di Ermione e D'Annunzio. Riusciamo a dare senso al verde, sentiamo la pioggia ed il silenzio che ci avvolgono. Scrivo poi, in fondo noi siamo il nostro cervello ed è in una parte di esso che si racchiude la creatività di ognuno di noi, la stessa creatività che da sempre è colonna sonora della vita di Pancini. Gli hai visti da D'Annunzio e sì, che si sono moltiplicati anche. È stato molto interessante, soprattutto anche per me, un ambito nuovo accostare poi l'arte al versante più scientifico, però a me piace sempre trovare una connessione tra le opere, no? In questo caso non voglio mai forzarla, però è nata così e spero di aver reso quantomeno onore molto, come a sempre, quello che volevi trasmettere. Come sempre. Grazie mille. Grazie a te. Vanita Cretu, intanto benvenuta e grazie per essere qui, per aver accolto e sposato questa mostra. Sono molto felice di poter parlare di questa tua opera. In realtà conosco un po' in parte la tua produzione artistica, è un'arte che nasce dall'anima, no? È un'arte impregnata di emozioni e quindi non può che sposarsi poi perfettamente anche con la concettualità di questa esposizione. Ci proponi oggi Il soffio della vita, già il titolo è davvero emblematico e significativo, poi non vorrei dilungarmi troppo sulla presentazione, vorrei che fossi tu anche a parlare, che so, ci siamo parlate e c'è tanto dietro quest'opera. Una piccola nota biografica, tu nasci tra le vallate dei Carpazi Rumeni, quindi immersa sicuramente in un ambiente molto bello, penso anche stimolante, no? Poi a livello anche naturalistico, ma un aspetto importante è che Basilica poi si forma da completa autodidatta e questo è importante, lo sottolineo sempre, perché molto spesso dietro delle opere create da autodidatti in realtà poi si nasconde un mondo, no? E in quest'opera c'è tanto, poi ce lo dirai anche tu. Mi piacerebbe poi leggere, estrapolando poi dalla biografia che tu mi hai mandato alcune note, lei dice è un'arte la mia pervasa da spiritualità che poi si esprime, si estrinseca nell'astrattismo e poi dici io mi sento come un'anima che ama le altre anime e questo poi cerchi di trasmetterlo con l'arte. Mi vorrei tacere perché vorrei che fossi tu anche a parlare di te oltre che di questa bellissima opera, piccola ma molto profonda. Innanzitutto per me è un onore oggi essere qua e ti ringrazio tantissimo perché mi hai stimolato a venire qua. Sono molto emozionata. Sì, ho iniziato a dipingere 4 anni fa con il lockdown. Come tanti, certo, è stato il momento che ti ha spinto a far uscire fuori i talenti, tutto quello che noi tenevamo nascosto. E mi esprimo meglio con l'astrattismo perché non mi mette i limiti. Con l'astrattismo riesco a essere me stessa e a tirare fuori tutti i sentimenti e le emozioni che io sento attraverso i miei vissuti. Infatti questo quadro nasce in seguito a un'esperienza da me vissuta e mostra la congiunzione tra Marte e Venere, cioè la congiunzione tra maschile e femminile, che è l'unione più potente dell'universo, che dà l'energia più potente dell'universo.
è quell'energia estatica che porta la mente a entrare in connessione, a dissolversi e ad entrare in connessione con tutto. Quindi mostra l'energia della creatività, della creazione che dà vita, che fa sì che le persone si sentano uno con tutto. E quindi è uno specchio dell'amore. 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 Sì. Esatto, non potevi riassumere in modo migliore poi in realtà la concettualità. Io in merito a quest'opera scrivo: attraverso l'arte Cretu libera tutte le passioni e le emozioni che abitano la sua interiorità. Pennellate intense, frutto di una gestualità istintiva, caratterizzano questa particolare opera che, in quanto a composizione e colori, sembra quasi profumare di primitivismo. Un'opera complessa, enigmatica, nata apparentemente dal caos, o come dichiara l'artista, a seguito di un rituale tantrico che ha permesso la nascita del suo secondo chakra, ma che sembra convergere verso un equilibrio armonico. Linee che si intrecciano fino a fondersi in una matricità tangibile. L'arte di Cretu è complessa e misteriosa, perché trascende il reale. È un'arte che vede la luce scavando nella profondità dell'anima, e quella dell'artista è un'anima in cui luci ed ombre, caos e armonia si inseguono in un modo perpetuo, proteso, permettimi, al raggiungimento dell'estasi, alla visione dell'infinito che Cretu sembra aver raggiunto e tradotto con i colori su questa tela che profuma di assoluto. Hai colto benissimo il messaggio che io ho voluto trasmettere attraverso questo quadro. Grazie a te, veramente, per avermi fatto questo dono e per aver fatto poi il dono a tutti gli osservatori. A rispecchiarmi. Assolutamente, assolutamente. Nella mia arte. Grazie al cuore, grazie. Grazie. Parliamo di Angelo Lazzarini in arte, come sempre mi hai detto, Angelo da Roma. Cesellatore. Allora, lui non è più qui, anche se è sempre qui attraverso la sua arte, lo sarà per sempre. Come dico io ho uno splendido rapporto con te, immense lunghe telefonate, e per questo che vorrei che fossi tu a parlare di Angelo, nel modo più libero. Mi hai detto tante cose bellissime, mi hai fatto conoscere una persona come se anch'io la conoscessi, anche se non l'ho mai incontrata, eppure le tue parole mi hanno dato molto, e quindi sono sicura che riuscirai a trasmettere qualcosa di Angelo. Sì, sicuramente sì. Non so se riesco, comunque è una persona meravigliosa, una persona, che posso dire, umile, curioso, meticoloso con il lavoro che stava. Mi dicevi che non mi sfuggiva un dettaglio, niente. Assolutamente. E poi parliamo anche della levatura di Angelo, che opere ha realizzato, opere molto importanti. Sì, ha lavorato, studiava e andava in fonderia. Ha fatto queste fusioni, ha lavorato con la fonderia Proni. Questo appunto bella il monumento assolutamente. Sì. Poi ha lavorato con il famoso scultore Manzoni. Sottolineiamo anche questo sodalizio, sì. Questa bellissima amicizia poi, sì, no? Che sì, allora ha realizzato tantissime opere per maestro. E quando pensi a lui nell'atto creativo, cosa ti viene in mente? La sua precisione sicuramente, sì, hai detto che è criticissimo lui. Sì, sì, molto, molto, molto. E i momenti belli che ho passato vicino a lui guardandolo lavorare. Poi mi dicevi che andava anche a cercare i materiali, lui conosceva i posti, assolutamente sempre la prima qualità di qualsiasi cosa. Sì, sì, sì. Infatti, noi oggi abbiamo delle sculture, ma in realtà tu hai, si può dire, un museo. Ho delle testine cesellate che sono una cosa magnifica. Infatti anche questa testimonianza vuole essere anche un invito a portare sotto i riflettori della critica le opere di Angelo, perché è quello che ti scrivo anch'io, scrivo ad Angelo, il fatto che dovrebbero essere veramente accanto a Manzoni le sue opere. E quindi questo è un percorso che anch'io cercherò di portare avanti insieme a te, insieme a voi,
perché assolutamente, perché penso che sia proprio un rendere veramente onore ad un artista che ha fatto della sua vita l'arte e l'arte della sua vita. Sì, non c'è nulla di altro. Non c'è solo compromesso. Esattamente, è questa la cosa importante. È questa la cosa importante. Sapendo cosa gli sarebbe costato, per conoscere quello che gli è costato. È questo. E ha fatto sempre quello che piaceva a lui. Quello che sentiva. È stato Angelo, sì. Angelo, sì, nel bene, è rimasto lui. Assolutamente. Sì. Io vorrei, in merito a queste quattro splendide sculture che sono Nudo con drappo, Passo di danza, Ragazza con i calzini, Annunziata, dedicare una piccola critica che in realtà poi è anche più estesa rispetto a queste sculture che ho avuto modo di conoscerlo attraverso le tue parole, attraverso le fotografie delle opere. Quindi io scrivo, le opere di Angelo Lanzerini, Angelo da Roma, sono energiche e delicate, profumano di vita e spiritualità. Sono un esempio di mediazione tra l'umanesimo di stampo cattolico e le influenze della seconda metà del Novecento. E non è affatto azzardato, esagerato, ritenere che debbano occupare gli spazi museali, mi sono permessa di scriverlo, magari proprio accanto all'arte del suo caro Guangzhou. Sculture che profumano di un passato che grida al presente. La sua magistrale perizia tecnica si declina in forme armoniche, figure leggere che si scrivono in un reale fatto di semplicità. Non è raro, infatti, riscontrare tra i soggetti da lui prediletti frati, santi, ballerine e tanto altro, ovviamente. Lanzerini raffigura la quotidianità, infondendo al bronzo una linfa vitale che ancora oggi chiede di essere osservata, guardata e compresa. Le opere di Lanzerini hanno il sapore dell'eterno. Continuano a vivere oggi e continueranno a vivere sempre, in attesa che vengano portate sotto i riflettori della critica e che possano trovare la giusta dimora, quella di un uomo, di un artista, uno scultore, che ha trasformato in arte la sua vita. Bravo, secondo me è proprio questo. E continuerà questo nostro percorso per arrivare a questa meta. Assolutamente, guarda, lo merita tantissimo e ci speriamo davvero. Darò l'anima. Insieme. Sì, assolutamente, grazie. Grazie a te, grazie. Paolo Mariani, intanto grazie di nuovo per aver rinnovato insomma la stima e la fiducia, per aver deciso di esporre e presentarti nuovamente. Grazie a te di averci dato quest'altra opportunità. Ma ci mancherebbe, infatti lui è reduce della nostra precedente Stars che ha preso vita proprio sempre da Medina nella sede di Via Merulana e oggi ci presenti due opere inedite di cui poi insomma ti lascerò la parola. Giusto una piccola presentazione biografica e poi lascerò a te ovviamente la possibilità di espandere questa riflessione. Allora, Paolo Mariani si accosta alla pittura, come dico sempre, per caso ma non a caso, nel senso che è un po' complice la moglie Maura. Un giorno va in soffitta, vede dei colori con cui lei si era dilettata e prova a creare, giusto? Inizi e da quel momento la pittura è diventata veramente una realtà, un mondo parallelo in cui tu ti rifugi e dici, mi piace molto quando dici, quando il rumore del pennello che tocca la tela si fa sentire, ecco, so di essere nel posto giusto. Da quel momento ha realizzato oltre 60 tele, possiamo dire anche di più. Siamo arrivati una produzione veramente molto importante, poi complimenti anche per insomma i riscontri del pubblico anche relativamente le vendite, perché c'è da dire che le opere di Paolo sono un po' in varie case, quindi la sua anima si sta veramente moltiplicando. E attualmente qui in mostra abbiamo due splendide opere che come vedete sono Luna turchese e Luce nella notte. E poi vorrei lasciare a te un po' la parola prima di leggere il mio testo critico. Perfetto, ti do un attimo un riassunto di come nascono queste due. Sono un po' diverse da quelle che tu conosci normalmente, perché normalmente io lavoro, sono tutte tele materiche dove verifico l'accoppiamento di colori, specialmente colori molto chiari. Su questa e per questa mostra ho voluto sperimentare il colore nero, che è un colore difficile, sembrerebbe difficile, da un colore che è molto
è oscuro ma allo stesso istante è travolgente come colore, perché è un colore che a sé dà un po' di impressione di, certo, di ansia, poi invece accoppiato a tutti gli altri colori è l'unico colore che dà luce ai colori, perché guardiamo ad esempio questa luna turchese, questo turchese è un bel colore ma vicino al nero dà ancora di più risonanza del suo colore, così l'oro, così tutto l'altro albero, dove praticamente il 75% se non di più della tela è nera, esatto. Però poi dopo con questi colori è andato il nero e gli ha ridato vitalità a tutto quanto. Infatti non è casuale, anche il titolo mi piace molto, anche dell'altro, la luce che sei riuscito diciamo a far emergere da questo fondo nero. Se poi pensi il nero è predominante, perché lì pure sia sopra che sotto ci sta molto nero. Non avevo mai sperimentato, non avevo sperimentato dipingere direttamente su tela, questo è misto materico, ma è proprio pochissimo il materico della tela, soltanto la parte dei crateri che hanno tra le altre cose una foglia bronzo, esatto, dentro, esatto. Questa è una novità, esatto, questa è esatto. Una nuova cosa che ho fatto. È stata una prova che devo dire mi ha dato molta soddisfazione a livello personale, perché quando fai una cosa nuova non sai mai, esatto, ma andando nel fare il tuo genere sai quello che già stai preparando e quello che uscirà fuori più o meno. Fare una cosa nuova è sempre qualche cosa, ma tu ami sperimentare sempre. I prossimi progetti? Già fatto uno che dovrai vedere, sta in fase dici qualcosa terminale. Sì, è un progetto più che altro, penso se si potrà fare, partecipare a qualcosa, a una gara che sia molto che richiami il genere, perché è un genere che in questo momento è all'apice, parliamo dell'intelligenza artificiale, quindi ho fatto un quadro spaccato, chiamiamolo, in due parti, sempre sulla stessa identica tela, ci sono due riquadri, un riquadro sull'intelligenza umana e un riquadro sull'intelligenza artificiale. Che ho avuto l'onore già di assaporare una piccola parte, è molto quindi, molto interessante. Spiegare e fare un aspetto. Non mancherà assolutamente. Poi volevo sottolineare anche il fatto che Paolo sia molto eclettico, sia dal punto di vista stilistico, ma anche per quanto riguarda poi le dimensioni, perché passiamo da formati relativamente piccoli, comunque un 80-80 come prediligi, ma formati anche ben più grandi, questa luna lo dimostra, tra l'altro un'opera interessante anche da poter vedere orizzontalmente. Che adesso lo stai dicendo dove è? No, dicevo, infatti mostra parlando, poi con Paolo ci siamo incontrati insomma diverse volte, scambi telefonici, è nato proprio anche un bel rapporto anche di amicizia oltre che di stima, appunto guardavamo quest'opera e sicuramente anche il formato orizzontale poi dipende dalla parete che accoglierà eventualmente questo quadro, ma... Però anche cambia, essendo lo stesso identico quadro, cambia completamente la prospettiva del quadro. Ti dà la dimensione di questa luna che è come se si fosse mossa. Esatto. Da questo lato qui non spazia, è una fotografia di un rettangolo soltanto concentrato sulla luna. Sì, quindi se ci messo invece in orizzontale ti dà l'idea del infatti è molto bella, ora per ragioni di spazio, però obiettivamente anche a me piace molto la possibilità orizzontale. Infatti abbiamo provato a vedere un abbiamo fatto prova, esatto. Lo spazio non ce lo permette. Esatto. Ti leggerei quello che ho scritto e poi voglio ovviamente un tuo feedback in merito. Allora, intanto ho voluto dedicarti un aforisma di Shakespeare, abbastanza conosciuto, che dice «Tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti». Scrivo «Una luna dall'insolito color turchese emerge in un universo buio, illuminato da rapide pennellate di colori luminosi, che richiamano la presenza degli astri. Una composizione essenziale dal sapore minimalista, quella di Mariani, in cui campiture uniformi vengono impreziosite dalla presenza della foglia oro, un tocco innovativo ed inusuale rispetto all'intera sua produzione artistica. Una luna che diviene metafora di quel perpetuo divenire che costituisce l'essenza della vita, un'opera che ci proietta in un universo fatto di silenzi. In antitesi a questo minimalismo silenzioso, i cromatismi potenti, luminosi e vivaci che costituiscono il soggetto dell'opera Luce nella notte, ovvero l'albero, sembrano sprigionare un canto di gioia. Un albero che trascende la sua natura, divenendo dispiegamento di luce ed energia. Due opere che conducono l'osservatore verso un viaggio introspettivo alla riscoperta del proprio universo,
della propria dimensione, alla ricerca dei profondi segreti del mondo, quelli che Mariana indaga e scopre immergendo la sua anima nell'arte. Molto bello, ti ringrazio, mi piace molto il tuo giudizio, anche perché ti sei trovata di fronte a qualcosa di diverso da quello solito, quindi dover fare una nuova critica non è semplice. Ma è stato proprio bello questo, cioè il vederti in continua sperimentazione, c'è sempre, come dico, no? Un'anima tua che va a dispiegarsi poi nelle varie forme a cui dai vita. Sì, tutto, io lo lavoro a te, esattamente, adesso cioè. Continuiamo, quindi della nuova avrai un altro ore. Esatto, io aspetto ovviamente le novità. E io penso, bravo, innanzitutto quello. Per la prossima andremo avanti. Grazie mille, allora ci vediamo questa sera. Grazie. Stop. Ilenia Cannella, classe 1979, hai viaggiato praticamente per il mondo dall'infanzia all'adolescenza, è stato un vero piacere leggere la tua biografia, molto ricca, intensa di esperienze, tu hai vissuto, grazie anche scrivevi, poi mi dicevi, insomma abbiamo avuto modo in questo periodo di parlare a lungo e di conoscerci, di scoprirci meglio, che grazie al lavoro della tua mamma hai vissuto in Venezuela, hai vissuto poi a Canberra, insomma hai viaggiato molto e questi viaggi sicuramente sono stati di spinta poi, no? Nella produzione delle tue opere, tante emozioni che infatti scrivi e mi dicevi spesso era difficile contenere all'interno della propria interiorità, all'interno del proprio animo. E quindi ti avvicini alla pittura un po' per caso, da autodidatta, e nonostante il fatto che tu non abbia seguito un percorso accademico, le tue opere sono veramente, mi permetto di dirle, notevoli, perché parlano proprio di te, sono esplosioni di colore, infatti Ilenia si accosta da prima al disegno in realtà, infatti uno non penserebbe questo perché diciamo che la sua produzione principalmente verte su opere anche di formato molto grande, che mi piace definire a me con la tecnica, insomma l'astrattismo è un po' la nota che contraddistingue le tue opere, quell'espressionismo astratto, no? Che le connota, però il disegno dici mi stava stretto. E quindi inizi a sperimentare ed ecco allora la tela. Significativo è stato sicuramente l'incontro con la tua compagna, di cui ho avuto modo di stringere un bellissimo legame, abbiamo parlato a lungo, ecco, piacevole questo, Alessandra qui presente, che insomma siete una cosa sola e questa è una cosa bellissima, che ti ha spronata poi anche, no? Ti ha dato quella, quell'input. E chi ti ferma ora? Infatti mi stavi raccontando, poi ti lascerò ovviamente la parola perché mi piace insomma sentire le vostre riflessioni in merito. Hai in mente una produzione un po' particolare rispetto alla tua produzione più classica, ecco. Noi qui in esposizione, come vedrete, abbiamo due opere splendide e vorrei lasciare ora la parola a Ilenia, sentendoti libera di poter esprimerti veramente come meglio credi, in merito a queste opere, in merito al tuo percorso. Allora, grazie Chiara per questa opportunità. Comunque sì, è stata Alessandra la prima che mi ha spronato con la pittura, perché come hai detto prima ho iniziato con il disegno, è stata la prima che mi ha comprato la prima tela, appunto, che la prima tela però è rimasta lì ferma. Sì, non sapevo bene. Faceva un po' paura all'inizio, perché comunque appunto autodidatta diventava, era un po' difficile l'approccio, immagino. Poi però ho preso coraggio e ho preso la tela, i primi colori acrilici, e ho buttato lì quello che provavo in quel momento. Da lì ho iniziato piano piano, insomma un po' appunto di testa mia, tiravo fuori quello che provavo in quel momento e da lì è iniziato tutto. Poi piano piano ho cambiato un po', perché i miei quadri, se tu l'hai visto qua, ovviamente vedendoli, sono uno diverso dall'altro, perché sono, esatto, è tutta un'evoluzione, ma sono anche tutte emozioni riversate appunto su queste tele, perché parlare per me, insomma, si potrebbe percepire adesso. Tu parli con l'arte. Io parlo con l'arte, o il disegno, o appunto
i vari quadri, poesie, insomma io mi esprimo così, molto artistica. Ma è molto bella questa cosa, cioè nel senso che poi attraverso, io dico sempre, attraverso l'astrattismo è forse la difficoltà maggiore, no? A livello di lettura, leggere un'opera astratta, non ti puoi limitare a soffermarti sulla superficie, devi andare oltre, no? E quindi quell'andare oltre poi, una volta che lo raggiungi, equivale a scoprire poi l'animo, no? Esatto. E quindi questo è il bello, lo sforzo che sicuramente dai all'osservatore, ma penso sia molto interessante e molto stimolante poi cercare di analizzare cosa c'è dietro. Esatto, anche perché a me piace, vabbè, io verso quello che sono io, quelle mie emozioni. Mi piace anche poi vedere dall'altra parte chi appunto chi guarda i miei quadri, che cosa vede, cosa che emozioni prova, insomma, è bello anche quello. Insomma. Assolutamente. Ognuno poi vede e prova cose diverse, no? Quindi di questa diversa... Infatti è un po' il nocciolo anche di questa mostra, no? Che dico sempre, l'anima di un'opera non è unica, ma è corale, è fatta da tutto ciò che ogni sguardo vede. Sicuramente nelle tue opere ci sarà la tua anima, e poi io posso vedere una sfaccettatura, altre persone ne possono vedere altre, e tutto questo nell'insieme poi dà vita all'anima di un'opera, e questo è il bello. Queste due opere a me sono piaciute molto, so che lei è molto critica nei confronti della sua arte, sì, ma sì, molto, molto, in realtà specifico che lei predilige il formato anche molto più grande. Queste sono più piccoline, ma secondo me queste due opere così antitetiche, così ossimoriche, la rappresentano in pieno i moti del tuo animo, cioè il caos e l'armonia. Sì, poi se tu vedi, come vedi tu, sono molto diversi l'una dall'altra, appunto come dicevo prima, perché poi su questa qua, su Science, c'è stato proprio un cambiamento che ho attuato. E niente, è tutto è così, ogni quadro è diverso, anche adesso, come hai detto prima, sto lavorando su piccolo spoiler, dai. Cubismo, diciamo, sì, sto sì. Provando, sto studiando questa parte. Quindi interessantissima, infatti vediamo come va. Una bella e nuova collezione. Sì, mi piace molto cambiare, mi piace cambiare, studiare, allargare un po'. Ed è questo, il grazie. Ti leggo la critica e poi vai. Ovviamente mi criticherò anche tu. Allora, intanto ti ho voluto dedicare una frase di Picasso. L'arte astratta non esiste, devi sempre cominciare con qualcosa, dopo puoi rimuovere tutte le tracce della realtà. Mi piaceva, legata alle tue opere. Scrivo, attraverso la lente dell'astrattismo, Cannella sprigiona sulla tela il suo sentire interiore. Forme e linee dai colori carichi di intensità ed energia si inseguono in una danza cromatica, dove la materia sembra prendere vita, animandosi a tal punto da condurre l'osservatore in un viaggio verso la profondità della sua anima. Due opere ossimoriche, in quanto all'aspetto compositivo, unite tuttavia dal desiderio di sussurrare emozioni. Science si configura come un vero e proprio Big Bang di colori, un'opera che sembra essere creata tutta ad un fiato nel momento in cui l'artista ha lasciato al pennello e alla spatola la libertà di animarsi sulla tela. È l'ordine compositivo a caratterizzare invece frequenze cromatiche, caos ed equilibrio, disordine ed armonia, suoni e silenzi. I moti dell'anima di Cannella sono tutti contenuti in queste opere, dove si palesa con prepotenza la tensione verso un equilibrio che forse non verrà mai raggiunto, perché l'anima di Cannella a volte grida il silenzio, altre volte sprigiona tutti i suoni del mondo. Un'anima che si riflette in ogni sua singola pennellata, in ogni sua gestualità, che racchiude tutte le luci e le ombre della vita. Grazie a te. Ci tenevo veramente tanto. Per me è un onore poter essere, avermi ritagliato un buon momento immergendomi nelle opere. Spero di aver reso onore, ecco, con queste poche parole alla tua arte. Ecco. Hai reso onore, ma fa tutto piacere. E speriamo, insomma, di crearne altre.
un cammino. Un cammino, sì, sì, è diverso, probabilmente diverso. Assolutamente. Grazie mille. Grazie a te, grazie. Paola Salomelli, intanto grazie mille. Grazie. Per me è veramente un onore. Tu sei un artista, posso dirlo, veramente internazionale. Cioè, la tua arte ha fatto e sta facendo il giro del mondo. Hai un curriculum veramente ricco di esperienze e di grandi soddisfazioni. Sì. Quindi il fatto di poter dedicare un commento critico ad un artista come Paola, che a cui sono stati dedicati commenti da grandi e importanti curatori, è veramente un onore, quindi ti ringrazio, ti ringrazio veramente. Grazie a te. Una piccola nota biografica, poi vorrei lasciarti libera di poterti esprimere. Ecco, architetto, figlia d'arte, da sempre una grande passione per l'arte, ma negli ultimi 10 anni si intensifica maggiormente e ora si può dire è la tua vita. Insomma, senza arte non ci sarebbe Paola Salomelli, ecco. Infatti reduce da esposizioni molto importanti, segnalo Parigi, Bruxelles, insomma, poi ci dirai anche tu, so che a fine anno, a cavallo con il 2024, reduce di una personale a Napoli, infatti poi insomma ci dirai, molto molto attiva, come dicevo. La sua arte è un'arte eclettica, possiamo dire, ma tutte le opere sono attornate da questo sentire interiore che viene fuori, emozione, gioia, positività. Quando ci si accosta alle tue opere non puoi che percepire la gioia, c'è sempre quell'emozione che i colori poi sostanzialmente vanno a trasmettere. Qui ci terrei poi ad aprire una piccola parentesi. È sempre difficile scegliere le opere di un artista, che non basterebbe l'intera produzione per poterne parlare. Ho scelto volutamente anche, insomma, attraverso scambi, che poi abbiamo avuto due opere che in realtà poi appartengono anche a due periodi diversi. Quindi questo è molto particolare. Ma in realtà io ci ho visto un collante, poi ti leggerò nella critica, pur essendo in realtà questa antecedente, ci ho visto quasi un'evoluzione, poi ti svelerò insomma il mio livello di lettura. E vorrei insomma non dilungarmi troppo, so che tu hai sicuramente tanto da dire, vorrei dedicare a te insomma questo momento. Grazie Chiara, grazie. E sì, è vero, come hai detto, io metto sulla tela quello che provo, le mie emozioni, e questo mi dà la possibilità di far venire fuori proprio l'artista che è me. Come architetto ho sempre apprezzato l'arte, perché comunque c'è stata sempre nel mio mondo, ma ora do veramente me stessa nelle opere. E l'evoluzione c'è, perché questo dipende dagli stati d'animo. Noi abbiamo tanti stati d'animo, non è sempre lo stesso. E quindi c'è un periodo dove la vita ci coinvolge, ci assorbe, entriamo in questo vortice, alcune volte anche scuro, sì, però poi abbiamo sempre la forza di venirne fuori, ecco perché poi c'è il fiore. Il fiore, sempre un messaggio positivo. Sì, c'è sempre. Quest'altra è l'esplosione della vita. Ho rappresentato come una foglia che sta nascendo, esatto, che si affaccia alla vita e quindi è tutta piena di bellezza, energia, questa energia che poi noi mettiamo insomma sempre anche nel quotidiano, in tutto quello che facciamo. E questo ha fatto sì che le mie opere vengano apprezzate, perché forse vedono proprio qualcosa che accomuna anche altre persone. Apro quella porta che permette di entrare in uno spazio, in uno stato d'animo, in un sentimento. Ognuno poi ci vede qualcosa che lo lega magari a un vissuto personale, certo. Però l'aspetto positivo è sempre questo messaggio di gioia, no? Sì. Che arriva anche dai colori, sia un approccio più astratto, sia un approccio anche più figurativo, sì. È veramente molto bello. Poi tra l'altro la tua produzione artistica e il tuo profilo compare anche nell'annuale di arte, sì. Insomma, sì, sì, quindi sì. Come dicevo, è un artista umile, nel senso magari non ama molto parlare, ma veramente c'è un percorso molto molto importante. Sì, però lo faccio con passione, mi piace.
piace davvero. Avevo iniziato a fare dei quadri per qualche cliente e poi è diventato proprio diciamo, la mia passione e il mio impegno a, insomma, a tempo pieno, anche perché vedo che esce fuori proprio l'io più profondo, e se uno vuole mandare un messaggio deve essere se stesso, e quindi il messaggio resta. Il mio messaggio è di felicità, di amore, cerco di rappresentare tutte le sfumature dell'amore. Esatto. L'amore per una persona, per la famiglia, per la vita, che è la cosa più importante, e quindi ci sono tanti colori perché rappresentano tante sfumature per l'amore. Prossimi progetti, qualche spoiler ce lo puoi dire? Beh, insomma, a ottobre ci sarà la mia prossima personale, quindi a maggio sarò a Mantova al Museo Diocleziano, e quindi lì bello verrà presentato l'annuario 2024 della Mondadori e una mia opera sarà in quarta copertina. Quindi in bocca al lupo anche per questi progetti. Grazie, grazie. Io ti leggerei la mia critica. Bene. Aspetto anche un tuo feedback, tra l'altro molto interessante di Paola, mi è molto piaciuto leggere, guardare il tuo portfolio e vedere che ogni opera è caratterizzata da una descrizione, sì, un qualche verso poetico, sì, che tu sostanzialmente vai a collegare all'opera, ed è molto bello. Ma sai, lo faccio sempre perché le mie opere comunque non sono figurative, che forse sono di più immediata lettura, ma essendo astratte voglio far capire il mio pensiero, che cosa mi ha spinto a rappresentarlo. Molto interessante. È un aiuto in più. È una guida, esatto. Molto, molto. Infatti ci terrei, per quanto riguarda esplosione di emozioni, scrivi, l'energia delle emozioni è sempre in movimento, è un'energia che sgorga, che ribolle, che vuole esplodere. È come una foglia che sta nascendo e si apre alla vita, sarà un'avventura fantastica, mi è piaciuta veramente tanto. Grazie. E per quanto concerne invece rigenerazione, dici il vortice dell'esistenza sembra imprigionare l'anima, il nero di cui parla Paolo, sì, ma anche emozioni ricche di intensità combattono la crisi e si riparte, ecco il messaggio positivo. Sì. Io scrivo, quella di Paola Salomè è un'arte emozionale, caratterizzata da pennellate energiche che profumano di vita, campiture e intensi cromatismi che si intrecciano in fluide linee, in un gioco di movimenti che riesce perfettamente a comunicare armonia e gioia. Esplosione di emozioni è un'opera che vede la genesi da un Big Bang di colori che si rincorrono fino a tendere alla convergenza verso un centro che si configura come pura energia che brilla di luce propria. La cellula primordiale, come meglio suggerisce Salomè, è una foglia. Nella sua fase embrionale è raffigurata nel momento in cui si prepara ad aprirsi all'alba della vita. Una foglia che vive della sua stessa energia, fluttuando in un vortice dai vibranti colori dell'universo, fino al raggiungimento della sua fioritura, che si esplica materializzandosi con evidenza nell'opera Rigenerazione, dove un fiore ormai nato è sospeso in una spirale che sembra incatenarlo in una dimensione dal sapore onirico. Due opere che ci trasportano in un altrove, in cui la dimensione spaziale e temporale viene annullata, dove il cielo abita la terra, dove la bellezza abbraccia la natura, dove non si sente che il suono della vita. Un altrove che è la sua anima, in cui ci invita ad entrare per assaporarne tutta la sua energia. Grazie Chiara, grazie di aver letto le mie opere, grazie, sei veramente brava, sono contentissima. Io onorata veramente, spero di essere riuscita a rendere onore, magari sicuramente una lettura particolare, essendo non concepite in simultaneità, però ci ho trovato proprio questa narrazione che mi piaceva. Grazie. Grazie a te, grazie. Davvero, grazie. Stop. Sergio Biscardi, in arte Sergiotto, intanto grazie mille, anche ancora una volta mi sento di dire che è davvero un onore poter parlare, commentare le tue opere, presentare la tua arte per l'artista che sei, di levatura internazionale, per il percorso che hai alle spalle, il tuo curriculum artistico è veramente lodevole, infatti
Seguiranno brevi cenni, ma vorrei lasciarti poi la parola perché so che hai delle esperienze splendide che hai vissuto. Ci tenevo a ringraziarlo anche perché quest'opera che vedete, Eva, la prima influencer, è inedita, quindi è la sua prima esposizione. Quindi sono veramente grata e onorata di poter dedicare, insomma, un mio piccolo commento, una mia piccola recensione critica in merito a quest'opera. Sergiotto, ti chiamo con il tuo nome d'arte, consegue la maturità artistica, poi l'arte diventa ovviamente parte della tua vita, ma un artista eclettico, spazi dalla pittura alla grafica, poi queste opere c'è proprio l'amore per la quarta dimensione, poi vorrei lasciare ovviamente a te la parola. Sono opere, nonostante la diversità poi, se ci allarghiamo alla tua intera produzione artistica, accomunate però da messaggi molto profondi, concettuali, spesso di denuncia verso la società o qualche tematica, insomma, che a te sta particolarmente a cuore. Ci tenevo poi a una biografia spettacolare che ho avuto modo di leggere, rileggere, studiare, che dal punto di vista grafico è realizzato anche delle copertine di CD per personaggi di spicco, cito Morricone, poi lascio a Sergio la parola, vorrei che tu davvero parlassi della tua esperienza. Tra copertine per LP e CD, alcune sono diventate pure dei canti a livello internazionale. Devo dire, è stata una bella esperienza, poi lavorare con maestri importanti dà proprio la spinta a pensare. Certo, una bella soddisfazione. Sì, poter... bella soddisfazione. Anche tutto sommato un bel cavallo che l'ho messo subito. Assolutamente, assolutamente. Cosa ti ha spinto ad approcciarti? Soprattutto penso a queste opere, installazioni possiamo dire, cioè sono queste opere a cavallo, no? Tra pittura e scultura. Sì, questo perché mi ha dato un po', mi piace Fontana. Il fatto che Fontana abbia preso questa tela, che è sacra, la tela integra, è sacra per un artista. Aveva tagliata. Il suo spazio è sì, e vedere che cosa c'è all'interno del quadro. A un certo punto ci ho provato pure io, che volevo dire che cosa si provava in questa maniera, e sono uscite diverse cose, cioè praticamente questo mondo che comincia a uscire fuori dal quadro, perché c'ha voglia di entrare nella nostra realtà. Guardando dentro tutti i fuori. E per esempio pure questo qui, che è Eva, praticamente che sta in un mondo dorato, che esatto. È quello che è praticamente l'Eden, è un mondo dorato, dove non esiste tempo, esiste solo la bellezza. E vedere questa donna che a un certo punto ha questo impulso, questa intuizione che vuole entrare dentro il nostro mondo. Esatto. Influenza a mangiare questa mela, gliela porge. E Adamo, che era un po' reticente, la mangia. Lo fa, esatto. È da lì che siamo nati tutti quanti. Cioè è stata una fortuna che Eva ci abbia avuto questa intuizione. Esatto, è stata proprio... Sì, infatti, e quindi c'è cioè, il libero arbitrio, tutto quanto il resto che comporta le difficoltà della vita. Ah, a un certo punto la vita è bella così. Cioè si vive una volta sola, ma è bella per questo. Eh sì. È ripetibile. Questa è molto molto particolare, infatti mi è piaciuto molto l'accostamento, nonostante siano due opere poi appartenenti a periodi diversi, però insomma anche per legarla concettualmente anche alla tematica della mostra, qui ovviamente c'è il riflesso di noi stessi, no? Tu guardi e chi sono io? La famosa. Però lo specchio, perché c'è lo specchio? Perché lo specchio riflette l'anima di noi stessi, cioè lo specchio non parla. Esatto. Cioè, in effetti può pure parlare con lo specchio, perché senti proprio che è la tua anima che parla e lo specchio in qualche maniera ti risponde. Mentre invece, diciamo, il telefonino esatto. È l'incontrario, non può. Chiarissimo. È solo il suo io, cioè praticamente è solo io che esce fuori sì. E ti fa scattare foto, che però se non ti piacciono le cancelli. Lo specchio non lo puoi cancellare. Non lo può, quello è lì. È lì. È il giudice per eccellenza. È vero, è vero, è vero. Io ti leggerei la mia critica che ho strutturato in chiave un po' polemica, posso definirla, ma in un senso poi vorrei sentire anche, insomma, le tue parole in merito.
Viscardi ci diverte con la sua arte, trasportandoci in un mondo dove il pensiero si traduce in opere che profumano di provocazione e denuncia. Il suo è uno stile eclettico, caratterizzato da una continua sperimentazione di generi, forme e materiali, dalla pittura all'arte digitale fino alla rappresentazione della quarta dimensione, in cui le opere fuoriescono dalla loro dimora, protendendo verso l'osservatore. A testimonianza di questo approccio artistico, l'opera Eva, la prima influencer, un'opera essenziale per composizione e cromatismi, dove protagoniste sono le tonalità dorate nelle loro molteplici sfumature, un'opera che ha il sapore però di provocazione, dallo squarcio di un quadro che sembra configurarsi come un omaggio allo spazialismo di Fontana, fuoriescono due maniche con una mela già addentata, simbolo del peccato originale. Eva, la prima donna ad aver ceduto alla tentazione mangiando il frutto proibito, Eva che attraverso la sua trasgressione diviene per Sergiotto metafora dell'uomo odierno, un uomo che pur conoscendo il male non riesce a resistere alle tentazioni offerte dal mondo malato in cui vive, facendosi influenzare quotidianamente, scrivo, da serpenti multiformi. Un uomo che pur essendo schiavo si crede libero, un uomo che si nutre esclusivamente di frutti proibiti, un uomo che ha perso il baricentro del suo essere, il controllo del proprio pensiero, l'equilibrio della propria vita, diventando immagine e somiglianza del nulla. Un'identità ormai smarrita dietro lo schermo di uno smartphone, dove l'immagine esteriore del sé è catturata da selfie, mentre l'interiorità viene mangiata dal mondo, lo stesso da cui ci lasciamo tentare. La mela che Eva ci porge oggi ha le sembianze più svariate e noi non ci limitiamo a morderla, ma la divoriamo fino al nocciolo, arrivando a perdere il senso del nostro esistere. Sergiotto invita ciascuno di noi a guardarci allo specchio, ad aprire gli occhi dell'anima per ritrovare l'interiorità che abbiamo perduto, per riacquisire la nostra identità, senza timore, bensì con la forza di rinunciare a tutte le mele che ci vengono offerte. Bellissimo. Caffè pagato. È stato molto molto interessante anche legare queste due opere. A me piace, è sempre molto riduttivo, ovviamente non basterebbe una maxi personale per parlare dell'intera produzione, però qui ho proprio visto un bel collante, poi ti ho detto, un po' polemica sono stata, però ho voluto cogliere la provocazione. Sì, ti ringrazio. Grazie a te, è un onore per me, ci vediamo questa sera. Sì, assolutamente. Federica Castoldi, intanto grazie anche a te per aver accolto insomma questo invito a partecipare a questa mostra. Io sono davvero molto molto felice perché le tue opere sono il manifesto anche di questa esposizione. Grazie. Non è un caso che appunto il titolo di questa mostra è Arte allo specchio, il riflesso dell'anima. Ovviamente è una mostra a tema libero, tuttavia sono felice e onorata perché Federica ha creato appositamente questi lavori per questa esposizione, quindi non posso che ringraziarla doppiamente. E inoltre perché ci presentiamo e ti presenti ovviamente con un'arte digitale che è ancora un po' inusuale, ecco, forse qui in Italia, o non valorizzata come dovrebbe essere. Tu sei un artista autodidatta e nonostante ciò, nonostante tu non abbia questo percorso, diciamo, accademico, la tua arte comunque è stata posta sotto occhi di grandi osservatori e grandi soddisfazioni, poi ce ne parlerai anche tu, perché insomma progetti molto importanti ti hanno vista coinvolta e ti hanno resa protagonista. Queste due opere, come già ho detto, toccano profondamente anche me, proprio per la concettualità che c'è dietro. Federica ama molto, ovviamente, l'arte digitale, che è il tuo. Inserire, diciamo, un po' una provocazione, un messaggio provocatorio all'interno delle tue opere, o comunque un messaggio che va a legarsi molto anche all'ambito psicanalitico, che spesso appunto abbiamo avuto modo di confrontarci e di scambiarci opinioni e riflessioni, quindi sono opere sempre, a prescindere da quelle che
abbiamo dietro le nostre spalle di anche difficile lettura comunque, nel senso che non ci si può fermare alla superficie delle cose, ma è necessario andare oltre, andare al di là, proprio perché c'è sempre questo messaggio. Spesso tu, è molto particolare, poi conoscendo anche la tua produzione artistica, l'inserimento magari di fotografie o immagini d'epoca accostate a opere o comunque immagini pop che creano questo senso di disturbo voluto che poi va proprio a colpire l'osservatore. Non mi voglio dilungare ulteriormente, vorrei lasciarti un po' libera di parlare anche del, insomma, del, della tua biografia, del tuo percorso di queste opere prima di leggerti la mia critica. Molto bene, ti ringrazio per le bellissime parole, Chiara. La mia arte si fonda su radici psicanalitiche, appunto, junghiane. Mi baso sul concetto che l'individualità sia composta da due parti, una parte conscia, razionale, di luce, e una parte inconscia, razionale, di buio. La società moderna ha assolutizzato la presenza della parte conscia a scapito dell'inconscio. Per cui l'inconscio, la pulsione che proviene dal sistema limbico del cervello, ci abita nell'unica dimensione che gli è rimasta, ovvero la dimensione del sogno. Per cui sapere interpretare i propri sogni significa diventare esseri umani completi. Per questa mostra ho pensato all'esistenza di uno specchio riflettente reale, un specchio che riflettesse l'animus e l'anima junghiani. Per cui abbiamo appunto due opere, Ricordami di me, che è quest'opera, parla di un'infanzia perduta, dimenticata o mai vissuta. Per cui vediamo una donna con un sguardo perso nel vuoto, sorreggere un giocattolo, mentre lo specchio riflette la sé bambina che cerca di accarezzarla, confortarla, trovare una connessione con l'adulto che è perso nel mezzo di se stesso. Nell'opera invece dicotomia autobiografica c'è il riassunto della mia arte concettuale. Abbiamo una figura in bianco e nero nel secondo piano, sullo sfondo, che si riflette allo specchio e si rivede come composta di due metà, lo yin e lo yang orientale, la luce e il buio, il conscio e l'inconscio, il bianco e il nero, che in uno specchio riflettente ideale dovrebbero essere composti dal 50% e 50%. Quindi questi due opposti, l'equilibrio nasce dalla compresenza di opposti che si rincorrono e si attraggono, ma contemporaneamente respingono, in un connubio imprescindibile che diventa un sodalizio infinito. E quindi questo è un po' quello che ho voluto trasmettere. Come artista digitale, sono un artista digitale tridimensionale, così mi definisco, perché la mia opera viene prodotta in dimensione 3D. I supporti che utilizzo sono di natura industriale, pubblicitaria, provengono dal mondo pubblicitario, e non sono materiali che vengono solitamente utilizzati per produzioni artistiche. È una provocazione, questa scelta è provocatoria nei confronti di coloro che ancora tendono a non considerare l'arte digitale come un prodotto artistico. Io voglio dimostrare che utilizzando dei materiali per definizione anartistici io posso produrre un risultato artistico. Questo è un po' il sunto della... Molto bello, una provocazione nella provocazione. Sì, una provocazione nella provocazione, e l'altra provocazione che tu hai già citato è proprio la compresenza di figure in bianco e nero contrapposte appunto a Tony Pop. Questo perché il mio nome su Instagram, sui social, ma il mio nome d'arte è Life After Black, cioè la luce dopo il nero. Il nero è il colore che contiene i colori, è il buio di chi decide di non ascoltare la propria interiorità. E quindi è importante farlo, far uscire tutti i colori che abbiamo dentro di noi per poter essere esseri umani individui completi. Ti ascolterei le ore, veramente, ci hai trasportati nel tuo mondo, è proprio bello.
poter sentire, io do molto valore alla presenza di un artista, perché seppur uno possa leggere, no, le descrizioni che ci vengono poi offerte, ma sentire dal vivo le parole, l'emozione e il parlare della propria anima, poi sostanzialmente non può che essere proprio gratificante e arricchente anche. Io ti leggerei la critica, insomma, quanto ho scritto in merito a queste due opere. Qui davvero, ricordo, ho passato una notte a scrivere e cancellare, riscrivere e cancellare, che non ero mai soddisfatta, perché ogni volta che li guardavo vedevo un qualcosa in più. E quindi questo qualcosa mi portava a modificare, quindi spero di, è un po' lunga, spero di aver quantomeno centrato, ecco. Le opere di Castoldi si configurano come metafora di quell'indagine dal sapore ontologico che si disvela ogni qualvolta poniamo noi stessi di fronte allo specchio, nel tentativo di scoprire la nostra più profonda interiorità. Io non sono solo il mio aspetto esteriore. È un'asserzione nonché la chiave di lettura che definisce il rapporto simbiotico tra queste due opere. Lo specchio si configura come lo strumento per antonomasia che riflette la nostra immagine, tuttavia esso, se osservato con gli occhi dell'anima, come ci invita a fare Castoldi, ci consente di scoprire il nostro io, quello che abita nascosto dentro di noi. L'esplosione di rosso e di rosa domina l'opera Ricordami di me, in cui è raffigurata una donna alienata, con lo sguardo perso in un altrove, che regge un peluche di fronte ad uno specchio che riflette la sua immagine da bambina. Uno specchio che qui diviene simbolo del disvelamento del nostro subconscio, in cui si fa strada altresì il tema della perdita, quella relativa ad una dimensione identitaria relegata ad un passato che accarezza dolcemente il presente con la speranza di poter divenire in esso, svegliando la donna dal torpore in cui pare inabissarsi, invitandola ad aprire gli occhi dell'anima per leggersi dentro e risvegliare, permettimi, il suo inner child soffocato, oscurato. Ed è proprio in quella stessa ombra oscura che si manifesta la vera essenza dell'anima, in quel volto a metà, protagonista dell'opera Dicotomia autobiografica, dove il subconscio, che sembra essere profumato di sogno e mistero, vive. In antitesi cromatica e concettuale si staglia la metà più luminosa, metafora dell'esteriorità, del realismo percettivo. Due metà ossimoriche che tuttavia convivono in un perfetto equilibrio, espresso magistralmente da Castoldi attraverso la sua arte digitale. Sullo sfondo compare l'ombra di una donna nell'atto di specchiarsi, che incarna la figura umana, divenendo la rappresentazione di ciascuno di noi. Siamo come Narciso, sconosciuti a noi stessi, finché non prendiamo coscienza del nostro io. Quello di Castoldi è un invito a compiere un viaggio introspettivo nei labirinti dell'anima, per riportare alla luce il sé prima che sia troppo tardi. Prima che il torpore e l'alienazione ci divorino o le acque ci trasportino insieme a Narciso nella loro profonda oscurità. Grazie, grazie a te, grazie a te. Spero di aver raggiunto il punto di ciò che volevo trasmettere. Quindi grazie. Grazie a te, davvero, grazie, grazie, grazie. Vincenzo San Giorgio, intanto volevo veramente ringraziarti per essere qui con queste due splendide opere, di cui una è proprio inedita, quindi è un onore poter parlare per la prima volta dell'opera che ho proprio qui dietro, che si intitola Riflessi. Io vorrei innanzitutto introdurti con brevi cenni biografici, ma poi vorrei lasciare a te la parola di presentarti al meglio, chi meglio di te, insomma, per poter parlare della tua produzione artistica. Dunque, sei tanto, oltre che artista, designer, e poi ci dirai tu, non voglio svelare piccole cose, ecco. Innanzitutto, ciò che è bene specificare è che Vincenzo, nonostante una prima guida con Pulcini, si forma da autodidatta, e questo lo vorrei specificare perché è
è splendido pensare questo, guardando le tue opere, e io ho anche il piacere di conoscere poi la tua intera produzione artistica, che quindi è quello che mi fa dire: Vincenzo parla delle donne alle donne, la tua è un'arte veramente che si declina poi al femminile, è un'arte intrisa veramente di tenerezza, sensualità e molta sensibilità, sicuramente un'arte che nasce dall'anima, dall'emozione, e regali emozioni attraverso le tue opere. Mi piacerebbe citare un'opera che non è qui in esposizione, ma è Cheers, ed è La tua grande fatica, oltre a tutte le tue opere. Beh, sì. E vorrei che ne parlassi tu di quest'opera. Svelaci Cheers, da dove nasce e come si struttura? Allora, Cheers è un'opera che nasce da un'idea, che è quella di provare a dipingere quella cosa che somigliasse di più alle donne, e è il vino. Il vino ci fa perdere la testa, il vino è qualcosa che ci inebria completamente, e questa sensazione la provi tranquillamente una donna. E questo quadro nasce così, movimento dopo movimento, una tecnica abbastanza complicata, gestire il vino sulla carta è molto complicato, però ha ricevuto tantissime soddisfazioni anche a Barcellona, ha preso il premio Città di Barcellona, diciamo, insomma, è molto, molto, molto importante, e è un'opera che rimane importante perché cambia, muta, esattamente come il mondo femminile che raccontiamo, cambia e muta perché l'ossidazione, i vini prendono sfumature nuove ogni anno, ogni volta che si spostano, ogni luogo in cui lo spostiamo cambia completamente. Questa è Cheers. Ci tenevo molto, nonostante non sia un'opera in esposizione, perché per mostrare anche attraverso questa piccola riflessione l'eclettismo anche a livello tecnico di Vincenzo, e quell'opera mi ha colpito subito. Poi io ho sempre detto: il nostro è un rapporto ormai di amicizia e stima che va avanti da tempo, e quindi tenevo molto anche alla presentazione di te come artista e creatore di Cheers, perché è un piccolo capolavoro, e questo te l'ho sempre detto, è ciò che credo. Per passare a queste due opere invece, vorrei prima lasciare a te la parola, poi criticherai tu la mia critica. Ah, ok. Okay. Beh, sensualità in questo particolare contesto, che è quello dello specchio, rappresenta un po' tutto quello che è il concetto della sensualità nascosta della donna, quella che davanti allo specchio osa con un intimo, osa con un, come possiamo dire, una particolare femminilità molto grintosa, e spesso rimane legata solo allo specchio, solo lei, se stessa davanti allo specchio, e quindi una sensualità che è fine a se stessa, la grande bellezza che si nasconde sotto gli abiti, che lo specchio tante volte non rappresenta, e questo rappresenta esattamente quel piccolo passaggio allo specchio che ogni donna fa magari nella sua intimità, è un quadro molto, molto intimo. La modella che ha posato, l'idea stessa è un'idea di intimità, di grande intimità, che poi viene presentata al pubblico, perché è come è giusto che sia in ogni opera, però è un quadro per me molto, molto intimo, è rappresentativo dello specchio in questo caso, quindi questo è sensualità. E riflessi? Riflessi è il cambiamento, è quello che realmente io ho preso ispirazione per quel quadro anche dalle parole che Chiara, con la quale Chiara ha presentato questa mostra, dove diceva di mettere lo specchio come idea, e l'idea è il cambiamento, e il cambiamento non è mai una cosa semplice, quindi la lacrima, quindi i colori vivi però allo stesso tempo corposi, importanti, le macchie, lo schizzo che non rende esattamente uniforme il lavoro, perché lo specchio che riflette esattamente la nostra persona non è mai perfettamente uniforme tra la nostra identità e quello che viene riflesso. Chiaramente. Questo è la riflessione. Grazie per averci aperto un po' la porta della tua anima. Io ci terrei a leggere quanto ho scritto, sperando di aver reso onore a queste due opere. Innanzitutto ho scelto una frase di Alda Merini per introdurre queste due opere. Cito: la sensibilità non è donna, la sensibilità è umana. Quando la trovi in un uomo,
diventa poesia. L'arte di San Giorgio è pura poesia. La sensibilità di cui le sue opere sono intrise è così vibrante, palpabile, tangibile da emozionare ogni osservatore. Attraverso la sua seducente tecnica, San Giorgio non lascia nulla al caso. In ogni linea, in ogni segno, in ogni tratto, che sia monocromatico o caratterizzato da cromatismi accesi, è racchiusa un'anima, ben nascosta spesso, dietro a parole o simboli che delineano le forme del soggetto. È la sua anima, quella delle donne a cui si ispira, quella di ogni donna, quella di ciascuno di noi. La sua è un'arte dal profumo di femminilità che inebria tutti, uomini e donne, indistintamente. Opere essenziali, d'impronta quasi minimalista, che prendono vita in composizioni eleganti e raffinate. Un minimalismo che, tuttavia, è circoscrivibile solo allo stile, in quanto dietro di esse si nasconde una moltitudine di messaggi, pensieri, sfaccettature. È il caso delle opere Sensualità e riflessi, due donne, unite e divise da infinite sfumature. Da una parte l'esaltazione di una dolce malinconia, dolcezza che si unisce ad un velo di tristezza, dall'altra sensualità, erotismo e provocazione, metafora delle diverse sfaccettature che vivono in ciascuna donna e si amplificano di fronte allo specchio, lo strumento amico e assassino di ogni donna. Di fronte ad esso, quando una donna riesce a liberarsi da qualsiasi pudore, gioca con il proprio corpo, con la propria sensualità, che spesso è imprigionata nel rapporto con gli altri. Ma di fronte ad esso, una donna, quando apre gli occhi dell'anima per reggere la propria interiorità, può sentirsi persa, osservando il riflesso del suo cambiamento, del suo divenire. Una consapevolezza che rattrista e solca il viso di lacrime, le stesse che spengono la luce nel volto della donna protagonista dell'opera Riflessi. Di fronte allo specchio, ognuno di noi, come le donne di San Giorgio, assapora l'estasi e il proprio inferno. Spero di aver reso onore alla lettura di queste opere, che sono sicuramente di vari livelli di lettura. Sì. A me è arrivato tanto quello che poi ho dedicato. Quindi siamo sempre sul connubio che un quadro è fatto di tecnica, poi si ci mette l'amore e diventa arte. Esatto. Questo è il concetto di base. Oltre alla poesia. La vedo molto nelle tue opere, sono proprio imprese. Hai preso esattamente i concetti. Grazie mille, veramente. Grazie. Ci siamo ancora qui con Polina. Sì. Presenteremo ora le opere di un'altra splendida artista, che è Olga Grabowska. E anche in merito alla sua arte vorrei iniziare attraverso la lettura di una piccola frase che mi avete allegato poi alla biografia. Lei scrive: mi presento come un estraneo sulla terra alla ricerca di una vera casa, e aggiunge: la creatività è l'unico modo corretto per ricreare i miei mondi che abitano questa realtà. È sicuramente un'artista anche molto eclettica. Noi ora abbiamo delle opere anche di formato piccolo, ma la sua produzione spazia notevolmente anche da formati più grandi, acrilico, olio su tela, c'è veramente tanto. E in realtà è un'artista con una formazione molto importante, perché ha frequentato l'Accademia di Belle Arti, di Architettura, molto attiva anche nell'ambito del cinema, del teatro, e è interessante, questo non lo sapevo, anche la progettazione grafica di giochi per PC, oltre ad essere inserita poi nel contesto dell'arte terapia, quindi veramente un'altra artista di spessore. Rinnovo il ringraziamento a Polina per aver scelto, insomma, di esporre anche le sue opere. In questo caso ci troviamo di fronte a Cavalca, il tuo drago e Immedesimazione, due opere che sembrerebbero molto diverse. In realtà ho cercato di trovare un collante, poi mi dirai anche tu. Prima di leggerti la critica vorrei, insomma, dedicare a te un po' di spazio anche per parlare di questa splendida artista. Sì, per me Olga è davvero splendida, particolare, e come la cosa che, come lei ha scritto di se stessa, che non appartiene proprio a queste terre ma a delle altre dimensioni, è vero. Però nello stesso tempo forse questo sguardo, come
spettatore che permette a lei di esprimere certe cose molto chiaro, che come e per me presentare le sue opere, i sequenzi o le altre che ho fatto, è sempre un onore e mi dà anche emozione, che sono per me sono davvero bellissimi e profondi, che diversi, perché c'è sempre il messaggio, più che guardo o persino per esempio questo qui, sono innamorata di questo dipinto, che può parlare di moltissime cose, della nostra parte bella e più scura, della sensazione, perché ognuno di noi ha dentro questa parte maschile e femminile, che ora è proprio il momento più di unirsi, di sentire e di esprimere questa fusione. Sì, sì, sono molto profonde, infatti le sue. E per tutto questo serve sicuramente la forza che ho presentato dall'altro lato. È tutta lì. È vero, è vero. Io infatti è stato complesso ma in senso positivo poter dedicare un commento a queste opere. A me piace sempre cercare di trovare un collante, infatti ci siamo confrontate anche sulla scelta e devo dire la verità, ho trovato un collante narrativo. Le fiamme dell'anima, scrivo. L'arte di Grabowska è in costante evoluzione. Un'artista eclettica che mediante le sue continue sperimentazioni dà vita ad opere dal profumo sacrale e misterioso. Due opere antitetiche in quanto a composizione e colori, unite tuttavia da un elemento naturale, il fuoco. Il fuoco che nell'opera cavalca il tuo drago diviene metafora dell'energia e della forza interiore insita in ciascuno di noi. Un fuoco che si caratterizza per essere motore di azione, ma nello stesso tempo elemento anche paralizzante e distruttivo. Ecco dunque che il drago infuocato diviene incarnazione dell'essere umano. Proprio come questo affascinante animale, anche la nostra anima vive nel fuoco, un fuoco che Grabowska invita a custodire e domare per impedire che possa bruciarci le ali, impedendoci slanci verso nuovi mondi. L'artista sembra voler giocare con questa realtà immateriale e evanescente. Il fuoco viene visto da Grabowska come la traccia visibile lasciata dall'uomo, l'impronta di un cammino che affonda le radici in un altrove, privo di spazio e tempo, un altrove che si configura come l'alba della vita. Nell'opera Immedesimazione, la figura che osserva il fuoco che ha tra le mani sta guardando proprio quest'alba, sta ricercando la sua essenza. Ancora una volta Grabowska rappresenta l'umanità. Osservando quella figura è come osservare se stessi. Siamo noi, chiusi nel silenzio del nostro personalissimo mondo, mentre contempliamo il nostro fuoco, nelle cui fiamme si riflette l'anima, la stessa che lotta per prendere il volo, dispiegandosi dalle ali infuocate. Sì, mi sono proprio commossa, perché questa cosa della fiamma della nostra anima è proprio quello che sta mostrando Olga, quello che ho risentito ora sentendo le tue parole. L'ho proprio percepito, sono opere molto profonde che secondo me appunto ricercano anche uno sguardo attento. Si possono poi leggere in vari modi, però davvero c'è tanta emozione e c'è tutta Olga. Grazie, grazie di cuore davvero. Sono qui con Polina, che ringrazio ovviamente per aver scelto, avermi dato fiducia attraverso, insomma, è in qualità di rappresentante di tre splendide artiste ucraine, non qui presenti per ovvie ragioni, insomma la distanza non lo consente, però lei posso definirti una curatrice comunque, dai, una persona che si occupa anche della promozione delle loro opere qui in Italia. E velocemente cito i nomi, poi andremo ovviamente a descrivere le opere di queste tre artiste. In primis vorrei parlare di Kaleria Zikunova e mi piacerebbe innanzitutto leggere una piccola frase che nella biografia che mi hai mandato mi ha proprio colpito molto, poi ti lascio ovviamente la parola. Kaleria, tra l'altro,
l'altro è anche un'autrice di masterclass sull'arte terapia, quindi è molto attiva soprattutto nel suo paese. Tra l'altro specifico che noi oggi vediamo due opere, ma la sua produzione è veramente immensa e molte delle sue opere si trovano anche in collezioni pubbliche e private, oltre che in Ucraina anche in Repubblica Ceca, in Lettonia, quindi insomma un artista con la maiuscola di cui per me è ovviamente un onore parlarne. Lei scrive nella biografia: sono ispirata dalla natura, dalla sua perfezione, attraverso la mia percezione la catturo trasferendola su uno spazio vuoto. E qui in esposizione abbiamo due splendide opere che sono Fiori e Cespuglio. Io prima di leggere il commento critico vorrei lasciare anche a te la parola, insomma, che conosci anche sicuramente più di me l'artista e so che insomma avrai delle cose molto interessanti da poter dire a riguardo. Sì, grazie. Prima di tutto sono molto felice e anche orgogliosa a presentare le mie amiche qui, che a parte di essere le mie amiche, che per me sono veri artisti e per questo che infatti sto prendendo la cura delle loro opere per farle vedere. E parlando di Caleria, che per esempio l'arte può essere, che dopo puoi dipingere, puoi fare le cose artistiche in molti modi, di provocare, di fare vedere qualcosa. Invece per esempio le opere di Caleria mi trasprendono la pace, e proprio come la natura, perché nella natura a parte della bellezza cerchiamo la pace. E quindi che quando guardo mi sento più tranquilla, più comoda, e comunque la bellezza, tutto tipo di arte così ci fa le persone migliori. Fa bene, fa molto bene, esatto. In effetti devo dire che poi anche i colori che usa Caleria sono bellissimi. Come dici tu, a prescindere poi da chi si intende o meno di arte, guardare queste opere trasmette davvero pace, serenità, e poi è sempre bello, no? Poter immergersi nella natura, e Caleria, per Caleria la natura è protagonista della maggior parte della sua arte. Queste sono splendide anche perché c'è anche molta materia, sì. E quindi si prestano quasi ad essere toccate, ad essere assaporate anche da molto vicino, perché si colgono proprio tutti i tratti che le caratterizzano. Io ti leggerei la critica, poi tradurrai tu a Calese, sì, insomma, sì. Avrai modo, ecco. Intanto ho voluto dedicare a queste due opere una frase di Frida Kahlo. Lei scrive: dipingo i fiori per non farli morire, e l'ho trovata molto centrata, perché penso che anche Caleria abbia un po' questa idea, questo desiderio, no? Di voler dipingere la natura proprio per continuare a farla vivere. Io scrivo: la natura è la chiave espressiva dell'arte di Zikunova, dove il riverbero di un eco impressionista si manifesta attraverso cromatismi delicati in cui armonia e delicatezza proiettano l'osservatore in una dimensione che sembra avere il profumo dell'Eden, il paradiso terrestre. Linee morbide e sinuose si intrecciano tra loro, fondendosi nella genesi di paesaggi che sembrano riflettere quello dell'anima. Le pennellate di Zikunova catturano alberi punteggiati da fiori, da cromatismi vivaci che brillano della luce di un sole nascente. Una sinfonia di colori che rispecchia i suoni di un'anima sensibile e delicata. Attraverso una grande maestria tecnica, l'artista sperimenta il gioco delle ombre e dei riflessi, creando una sensazione di movimento e spontaneità, enfatizzando l'impressione immediata del soggetto naturalistico. Di fronte alle opere di Zikunova, gli occhi dell'osservatore si riempiono di luce e nell'anima si dispiega il suono della vita. Sì, bellissimo. Infatti, per questo che ho queste parole, questa sensazione, secondo me proprio il ringrazio per il pittore, è vero, perché questo lei voleva esprimere. Sicuramente quello che sono felice di averlo notato, ma credo che, guarda, di fronte a tanti occhi di osservatori, poi avremo modo anche questa sera di interrogare un po' il pubblico, ma
il suo messaggio è molto chiaro, penso che non possa passare inosservato. Sì. Grazie mille, grazie. Nel cielo dell'anima, il colore dello spirito è il protagonista di queste due opere di Felice. Un blu caratterizzato da tenue sfumature che si rovescia con tutte le tonalità dell'azzurro nel cielo, che definisce l'opera albero della vita che guarda nell'anima, ed un blu più intenso, scuro, che profuma di notti inquiete, caratterizza le linee che definiscono la spirale di un doppio vortice che ipnotizza e intrappola lo sguardo dell'osservatore nell'opera Rabbia. Differenti in quanto a stile, forma e cromie, queste due opere potrebbero tuttavia essere accostate in chiave antitetica. Da una parte un albero che simboleggia la dimensione spirituale, dai cui rami si dispiega la vita, al cui centro è racchiuso l'occhio del mondo, ossia l'anima, un'opera che profuma di rinascita, di gioia, di mistero. In antitesi ad essa, Felice ci catapulta in un al di là sconosciuto, spaventoso, enigmatico, due opere che si configurano come i volti ossimorici che abitano la nostra interiorità, delicata, dolce, sognante, ma anche inconoscibile e rabbiosa. È proprio questo che mi hanno molto trasmesso, poi appunto è molto simile l'opera che pur non essendo più allestita è sempre un albero con la particolarità che ha quest'occhio che ti guarda al centro, tuttavia anche quest'opera è veramente molto significativa, si può leggere su tanti livelli e l'albero, come dicevamo, è proprio metafora di vita, di rinascita, simbolo, come dice Mary, di appartenenza, no? Sì. Volevo dire anche una cosa, che per esempio anche l'arte di Marie può sembrare che un po' naivo, un po' diretto, però dopo ho pensato che moltissime cose, che anche la verità spesso è semplice, non queste costruzioni difficili, artificiali, ma la vita spesso è così, è vero, cose belle. È vero, c'è molta semplicità. Io proprio dimostra la cosa vera. È vero, la realtà. Sì, assolutamente. Grazie ancora, Corina, davvero. Grazie.